Smettiamo. È già acceso. Buon pomeriggio a tutti, benvenuti, grazie di essere qui. Um... Sono molto contenta di aver organizzato questo incontro, adesso ci spiegheremo anche un po' il perché, anche se insomma, come sapete tutti, il cibo è un argomento piuttosto presente sui media sia dal punto di vista dell'informazione che dal punto di vista dell'intrattenimento. Quindi non ci sarebbe da spiegarla la motivazione, però essendo stato anche al centro della mia esperienza professionale per molti anni, oltre ad essere una appassionata, buona forchetta, come si direbbe. In gergo c'è in realtà un motivo un po più stringente che ho scoperto anche adesso come vedremo da, dalla slide che ho messo legato un po' ai numeri che diciamo tutto il mondo che ruota intorno al cibo e alla comunicazione. Come potete vedere, insomma, parliamo di un mondo piuttosto rilevante sia dal punto di vista economico che dal punto di vista proprio della comunicazione. Insomma, io devo essere sincera, nell'andare a cercare i numeri non mi ero resa conto di questa dimensione. 11.000 tra redattori, blogger e freelance, 5.000 testate, 24.000 addetti alla comunicazione, quindi un esercito di persone che eh, deve parlare, capire e eh, raccontare il cibo. Eh, quindi nel costruire questo panel ho pensato di invitare le persone che adesso vi presenterò proprio per fare un pochino il punto su quello che è oggi la comunicazione del mondo del cibo che cosa ci piace cosa non ci piace cosa può essere fatto meglio ehm, e cosa invece è già fatto molto bene e toccheremo alcuni argomenti ovviamente non sarà esaustivo il tempo non ce lo consente però ecco poi accoglieremo spunti e domande molto volentieri da parte vostra vi presento il tavolo accanto a me leonora gozzella autrice, eh, giornalista che si occupa esperta di cibo, insomma, eh, che conoscete probabilmente molto bene, Roberta Russo, responsabile di comunicazione e relazioni esterne di aidepi che è l'associazione dell'industria della pasta e del dolce, quindi una parte rilevante di questo mondo di cui chiacchieriamo. Dario Bressanini, eh, chimico e divulgatore scientifico, anche lui probabilmente un po' più noto perché <ride> esposto, eh, e poi abbiamo Manuela Cron eh, direttore giusto di corporate affair, corporate affair di Nestlé eh, che ci racconterà anche lei un po' la sua esperienza perché di alcuni dei temi di cui parleremo oggi si è occupata eh, in diverse occasioni. Eh, vorrei partire facendo vedere un piccolo video eh, perché quest'anno è l'anno nazionale come io erroneamente, ecco questo ammetto subito un errore fatto eh, in questa cosa, ho immaginato fosse un anno internazionale dedicato al cibo, invece l'anno nazionale dedicato al cibo italiano, eh, che però, però avrà dei riscontri anche internazionali perché chiaramente prevede tutta una serie di iniziative anche in ambiti in cui chiaramente poi lo scambio internazionale è molto frequente, anche perché in Italia insomma, eh, non andiamo solo all'estero, ma c'è tanto estero che viene, che viene da noi. Però mh, su questo video adesso dura un minuto, ve lo facciamo vedere poi cominceremo facendo delle piccole domande perché io personalmente ho trovato qualche piccola, non dico incongruenza ma incompletezza, va chiamiamola così. Allora lo mettiamo, dovrebbe partire. Visto un video molto bello, io l'ho apprezzato devo dire qualitativamente, ma nel vederlo sono ci picchia molto bello. Però cibo italiano, cioè, tanta frutta, tanta verdura. Tutti ta vegetariani. Tanto, tutti vegetariani eh, la pasta si sì, fresca e, e quindi ho avuto un po' questa sensazione come se mancasse qualcosa. Sicuramente una deformazione professionale, però. Parto proprio da Eleonora e poi passerò a Roberta Russo, che diciamo rappresenta un po' il comparto, che forse viene un po' penalizzato in questa, in questa rappresentazione. Eh, Eleonora mh, parla tanto di cibo su tanti mezzi, viaggia anche molto all'estero e mi viene da dire, eh, anche nei comunicati eh, che raccontano di quest'anno del cibo italiano, si parla molto di tutte le nostre tipicità, da pantelleria, le langhe, insomma, tutto quello che noi probabilmente conosciamo bene. E, 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 le eccellenze anche molto piccole, ma molto rilevanti nel nostro paese. Dall'altra parte mi viene da dire: ma noi anche come siamo visti per il cibo anche all'estero, eh, siamo conosciuti per queste chicche o siamo conosciuti anche per diciamo, i prodotti un pochino più noti e anche, posso dire, qualche volta trasformati, non solamente eh, dire, colti dall'albero. Al, al, al mattino, all'alba, al all tramonto con la rugiada. e esatto, con la rugiada, esatto. E allora, come siamo visti all'estero? Innanzitutto, grazie, grazie, Chiara Centamore, a tutti voi per essere qui. Penso che quando si parla di cibo e comunicazione, sono sempre momenti importanti perché. Eh, come hai detto, è un comparto importantissimo, uno dei pochi e tra i primi in attivo anche proprio della nostra economia. Quindi, quando mi fanno notare che in fondo è solo cibo, e io sottolineo che eh, sì, però è anche cultura, antropologia, eh, spirito di convivialità, quindi entra nel nostro sociale, eh, tradizioni e eh, identità basti solo pensare a quando su un sito internet o anche su un giornale si parla di una ricetta tradizionale, quello che riesce a scatenare di eh, diatribe di oppure da, da città a città varia la ricetta, insomma nel senso quindi è storia, è cultura, è economia, è identità eh, e non ce lo dimentichiamo, quindi grazie per questo incontro. Poi come ci vedono all'estero? Ci vedono a volte un po' dei, dei fissati, degli ossessionati eh, del cibo, eh, c'è anche un saggio che Avuto molto successo, peraltro, di Elena Kostiukovic, è un saggio del 2005, ma peraltro ha avuto una riedizione nel 2015. Eh, la prefazione è di Umberto Eco, tanto insomma, per dirne una, e si tratta del, del saggio Perché agli italiani piace parlare di cibo. All'estero ci vedono così come eh, persone che parlano dalla mattina alla sera di, di cose da mangiare, ed è vero. Cioè, allora, quando ho, ho visto questo saggio, non possiamo definirla una fake news, questa possiamo dire. <ride> ho visto dallo scaffale della libreria Il saggio, ovviamente l'ho dovuto comprare. Il titolo lì per lì era ironico, mh, mh, mi faceva sorridere, e poi ho detto. Caspita, è vero, basta che pensiamo a una qualsiasi occasione in cui siamo riuniti con amici, con familiari, ma anche con persone che magari non conosciamo tanto bene eh, nell'ambito di una cena di lavoro eccetera, finiamo col parlare di cibo, ma non di quello che stiamo mangiando, cioè non solo di quello che abbiamo mangiato, questo mi ricorda quello che ho mangiato eh, nel caso delle mamme, addirittura mentre si pranza riescono a dirti che cosa ti faranno per, per cena, cena. Eh, e quindi è un, in continuazione come se eh, tutto l'intervallo di tempo tra un pasto e l'altro fosse dedicato a pensare a come sarà quello dopo ancora. Ed è vero, ce l'abbiamo nel DNA, questa è un po' una nostra fissazione. Gli inglesi parlano del tempo, di weather <ride> e noi parliamo del cibo. Ehm, quindi sì, ci vedono un po' come dei matti, eh, dei fissati più che dei matti, perché poi lo vedono anche con un po' di ammirazione. Un po' ci invidiano questa cosa, un po' loro sanno che. Abbiamo un qualcosa nel DNA che forse non appartiene al, alla loro cultura, tant'è vero che, e qui torniamo a come si racconta anche il cibo, il famoso storytelling, che non è un termine che adoro, però rende molto l'idea, quindi finché non mi trovano un, un, un termine migliore no, per well, sostituirlo, io non lo sostituisco, non però il raccontare, giorni... il racconto, ehm, si parla tantissimo di lifestyle, quindi quando si vende un prodotto italiano all'estero, un prodotto alimentare, agroalimentare si vende anche un, un lifestyle, un, mm. un modo di vivere no? dalla dolce vita mm. eh, abusatissima in molti spot anche all'estero a veramente l'italian do It better direi io no? do mm. better. E, però non, non è completa questa comunicazione mm. come appunto il video possiamo dire che eh, non è completo cosa manca? manca tutto quello che è l'organizzazione che sta dietro al, al cibo non abbiamo visto un formaggio non ho capito se quella cosa che lievitava era un, una pasta per credo il pane fosse, no, credo fosse una un formaggio un, però non una, si capiva molto una bene una cagliata <ride> non, non mi era chiarissimo comunque, eh, tutte le carni trasformate tutte le carni trasformate eh, c'è anche un po' di mh, concedetemi il termine scusate non voglio fare la polemica un po' di snobismo ma no, ma nel un, fatto, po di un po' di nel fatto che ci fosse la pasta fresca e non secca perché la pasta secca è un prodotto industriale anche quando in quantità artigianali o con con grani particolari eccetera però è un prodotto industriale invece la pasta fresca la tira a mano la sfoglina la vecchietta mia nonna e, e, e quindi era un po' secondo me un voler riportare tutta la cultura del cibo italiano solo ad un settore che grazie a Dio c'è, è forte, funziona, è anche un ritorno alla natura, scoperto sempre di più anche dai giovani, Certamente. tantissimi giovani ormai si laureano e poi tornano al, ai poderi dei nonni, questa volta sì però... Eh, senza quel, ehm, quell'aura di romanticismo, ma invece con competenze nuove, con competenze tecniche, scientifiche, con capacità imprenditoriali, con voglia di fare business. Quindi ecco che questo lifestyle italiano poi può diventare veramente una diffusione della nostra visione di qualità, non dimenticandoci mai che dietro il paesaggio bucolico ci sono anche eh, realtà e, e imprese che sono grandi imprese, ma si va dal, dal ristorante del grande chef che oggi occupa anche 40, 50, 60 persone per un ristorante, ha appunto la, la grande industria di prodotti che ci hanno reso famosi nel mondo. La, la famosa Cherel, non so chi l'ha seguita, io poi mi diverto a vedere queste cose. Quando Beautiful, il protagonista, manda, <ride> manda eh, il marito, non mi ricordo, non conosco i nomi dei personaggi, scusatemi, ma ho seguito la Cherel, manda il personaggio a fare la spesa perché hanno ospiti a cena torna a casa ha comprato il grana padano e invece lei gli aveva chiesto parmigiano reggiano e quindi litigano no però caspita vuol dire che anche in America il pubblico americano è già in grado di sapere che esistono questi due prodotti e che sono differenti e quindi ehm, vuol dire assolutamente che c'è un'industria che ha fatto conoscere la cultura alimentare in Italia eh, è anche vero che per fortuna ci sono due facce di questa medaglia, perché poi alla fine quello che crea anche turismo gastronomico, le persone che vengono in Italia proprio non solo per vedere le bellezze artistiche e i monumenti, Certamente. ma anche per mangiare, per godere. Eh, nel luogo dove i prodotti okay. nascono è, è quello, si va a visitare il piccolo caseificio, non solo quello grande, si va a visitare la piccola cantina, si va a vedere il, il norcino come tratta eh, la coscia di suino, eccetera. Quindi eh, sono queste due grandissime realtà che eh, fanno parte veramente del nostro eh, tessuto, della nostra ricchezza, del, anche quella è biodiversità, la possibilità okay. che si può arrivare con grandissimi numeri in un grande mercato o che si può rimanere di nicchia, però mai dimenticandoci che una parte di questo mondo fa bene all'altro e viceversa. Certamente, infatti nel proseguire la lettura di questo comunicato appunto del, del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali e del Ministero della Cultura e dei Beni Culturali che annunciavano l'anno del cibo mi era saltato all'occhio questo passaggio eh, proprio un po' eh, eh, strano al mio, come dire, alla mia eh, conoscenza di questo mondo perché nel ribadire l'importanza del nostro settore agroalimentare 40 miliardi di export abbiamo visto prima, Quindi, insomma una cosa rilevante, si intendeva, si sottolinea che si intende ribadire il legame profondo tra cibo, paesaggio, identità e cultura e fino a qui mi pare che siamo tutti d'accordo, lo faremo coinvolgendo i protagonisti, a partire da agricoltori, allevatori, pescatori, cuochi, e io ho detto, legge, ti mi manca, mi no, manca no, qualcosa. No. Mi manca la trasformazione. Dove sta la trasformazione? cioè Arriva il pescatore. Esatto, e ti tira la riva trota, e tu mangi Così, come, come, esatto, così come, come, come esce, le foche. Esattamente. Quindi, passo la parola a Roberta Russo, alla quale chiedo. A debi rappresenta molte delle eccellenze alimentari che rendono anche famoso questo paese in tutto il mondo. Insomma, abbiamo parlato della pasta, ma ne potremmo dire diverse. Insomma, dolci eh, veramente che sono parte della nostra tradizione, ma sono anche un fiore all'occhiello del paese, anche economico. Io, scusate, in questo incontro sottolineavo molte volte questa, eh, questo aspetto, cioè quello dell'economia, perché volevo ricordare magari eh, cosa nota, che il, il settore agroalimentare è il secondo parte del paese, solo, secondo solo al manifatturiero. Quindi quando noi parliamo di cibo, sempre, parliamo di un settore che, è occupati, cioè che ha un peso veramente rilevante nel nostro paese, non solamente dal punto di vista culturale, perché no, ci fa bene e noi stiamo tutto il giorno a parlare di mangiare, ma anche proprio perché ha una, un ruolo rilevante che comporta anche delle responsabilità rilevanti. No? Come diceva, da grandi poteri derivano grandi responsabilità. E proprio in questo mi chiedo: in questo diciamo anno di celebrazione, ma non solo qui, eh, l'industria alimentare che fa? Che fate? Fate niente voi, siete inutili. Secondo il ministro non ci siamo. Non ci siete, benissimo. No. L'anno prossimo <ride> invitiamo il ministro a rispondere direttamente a questa no, domanda. Allora. Se ci vuole chiamare in diretta il ministro. <ride> Ci possiamo rispondere. pomeriggio a tutti. Allora, eh, se proseguo il discorso di Eleonora, nel senso che a me, a me dispiace. Cioè dispiace molto che ci sia sempre questa dicotomia tra artigianale, tradizionale, locale e invece l'industria che eh, produce per tutti. Intanto, perché, come hai sottolineato tu, parliamo di aziende che hanno una nascita, una tradizione familiare, perché molto spesso. Non sempre, ma molto spesso sono aziende che sono nate da un, un forno, eh, da un pasticcere che poi si sono evolute e, per fortuna, hanno, avuto fortu hanno, avuto, insomma, hanno saputo gestire il loro lavoro, sono cresciute a livello di diventare poi multinazionali e, e sono un vanto per il nostro paese. Cioè, io sono orgogliosa di lavorare per l'industria nel senso che. È vero, ci sta che io possa comprare dal produttore locale, che possa andare a cercare l'olio, tra virgolette, del contadino o la piccola produzione. Però sono anche molto orgogliosa del fatto che in Italia, se vado in un qualsiasi eh, supermercato, punto vendita, io possa trovare degli ottimi prodotti fatti da industrie. E lasciatemi dire una cosa, se in America si conoscono i prodotti italiani, e quando vengono qua cercano poi anche quelli più tradizionali, più locali, più... Vero, diciamo, è, è perché quindi... le aziende grandi fanno da, diciamo, sfondano un po' la da breccia, trai, no? quindi non soltanto a livello di distribuzione, perché è, è, sta nelle cose che un'azienda più grande abbia la possibilità di andare più lontano con i propri prodotti e di farli conoscere, ma anche con la ricerca. Molto spesso si parla no, di sicurezza alimentare. Ne parleremo dopo, infatti. Sì. Si parla di sostenibilità. Queste sono cose in cui un'azienda una grossa investe tantissimo, uh -huh. tantissimo. Mh, poco tempo fa facevamo un po' di, di, di calcoli su quanto investano le aziende alimentari solo del nostro settore e eh, ogni anno abbiamo calcolato che in ricerca vengono investiti circa 20 milioni di euro. Eh, non è poco <ride> cioè si tratta di cifre importanti che testimoniano la serietà perché ovviamente ci sono tanti step prima di questo eh, sa perfettamente prima di lanciare un nuovo prodotto passano a volte anche decine di anni e poi quel prodotto a volte rimane sulle nostre tavole per altre decine di anni e ci sono delle merende che noi ricordiamo da quando siamo piccoli, ma non rimangono le stesse, si aggiornano, le ricette vengono, diciamo, eh, migliorate, migliorate da un punto di vista nutrizionale, migliorate dal punto di vista, per esempio, del packaging, migliorate dal punto di vista della sostenibilità. E ci sono migliaia di persone che lavorano a questo e non può essere tutto ridotto al quello lo trovo nel supermercato, quindi sì, è buono, però mh. quello invece lo trovo nella piccola distri nella distribuzione più che quindi invece è più di qualità. Tanto le industrie poi hanno anche eh, spessissimo a proposito del legame con le istituzioni, no? lavorano anche in collaborazione molto spesso. C'è cioè il Ministero della Salute, il Ministero dell'Agricoltura hanno anche un po' è, degli obblighi da questo punto di vista. Ma è, che... è un dovere ed è una cosa che facciamo volentieri, perché andiamo di pari passo. Cioè, se ci viene segnalata un'esigenza, o spesso noi la segnaliamo. Mm. Il decreto sul denominazione riservata del Pandoro e del panettone della colomba l'abbiamo fatto a noi, lo dico proprio tranquillamente. Noi abbiamo fatto un codice di autodisciplina dieci anni prima che entrasse in vigore il decreto e abbiamo chiesto al ministero di farlo. Adesso non c'è un prodotto di quelli che possa andare sul mercato, anche artigianale, se non ha quei requisiti. Quindi anche una difesa poi di quella tradizione di cui noi facciamo vanto e che però... addirittura senza, sulle diciamo... forme, quindi mm. proprio la tutela del consumatore sulle forme, io non posso fare un dolce a campana che si chiami Colomba perché non, non è la Colomba. <ride> Questo è, un, è un, un dettaglio che ho voluto raccontarvi per farvi capire la serietà. Quindi ritornando al video di cui dicevi prima, noi facciamo tanto e anche dal punto di vista della promozione, qualche giorno fa c'è stato il Carbonara Day. L'abbiamo lanciato perché è un orgoglio: la pasta è un nostro orgoglio. Eh, queste sono le ricette italiane che poi trovano fortuna nel mondo e ci fanno conoscere. Siamo contenti di farlo. È... è giusto. Um, andando avanti con la presentazione, adesso toccheremo un argomento un po' spinoso perché io oggi ho deciso che andava così di fare delle polemiche. <ride> um, a parte gli scherzi, um, Parliamo di questo settore che ha tutta questa importanza, si fanno eh, tante cose, eh, poi eh, quando andiamo a guardare... Uh, spesso la televisione, comunque moltissime uh, trasmissioni, moltissimi media notiamo che ma questo non succede solamente col cibo, c'è una polarizzazione fortissima bianco nero, buoni cattivi uh, sul cibo in particolare si è andata negli anni costituendo questa doppia fazione uh, cibo naturale, cibo industriale in cui sostanzialmente naturale uguale genuino, sano, sempre comunque, industriale, comunque sofisticato, brutto, cattivo, eh, vediamo una pletora di esperti che a volte sono esperti di altri argomenti che vengono spesso chiamati a fare a parlare di, di cose da insomma, di attori, cantanti sarà capitato chef, a tutti voi no, chef, di vedere lo chef, parla lo chef non pazzesco. facciamo nomi. <ride> eh, anche di argomenti che richiederebbero invece una competenza un pochino più specifica, soprattutto appunto quando si trattano temi un po' delicati. Eh, ho voluto qui a questo tavolo Dario Bressanini perché lui per far per polemica, per, no. per far eh, polemica no. naturalmente eh, il mio obiettivo è finire con una rissa. Questo incontro. No, no. No, perché è ovviamente. Eh, nei suoi libri si occupa da molto tempo di, di questi argomenti e eh, vorrei capire con lui perché si è andata creando questa polarizzazione così violenta, ma soprattutto se è solamente una tendenza, se mancano se le informazioni di approfondimento sono difficili da reperire, eh, se in generale la scienza, la chimica sono viste comunque eh, da noi come una, una roba un po' bruttina eh, che, che, di cui non si. Si può parlare perché comunque ecco è meglio parlare del genuino perché quella che fa la pasta a mano ha più senso rispetto a dire che, ci, che esistono dei processi chimici che sono naturali, che sembra una roba un po' <ride> che non si può dire, com'è sì. com la situazione? Dunque, allora. Ehm, beh, prima di tutto anche io vi ringrazio per essere qui in questo domenica pomeriggio. Allora, la questione è molto complicata. Io non faccio polemiche, però mi piace a volte provocare eh no, questo, sì. no, questi sfizi. <risasso> no, ehm, allora, la questione è molto molto complicata e, come spesso succede per le cose complicate, ha tantissimi aspetti e quindi non, non, non possiamo in cinque minuti dare una risposta definitiva è di sicuro vero che c'è una diciamo, mancanza di base di alcuni concetti magari scientifici di base però questo è vero per qualsiasi diciamo, aspetto della vita moderna quanti sa saprebbero descrivermi esattamente come funziona il motore a scoppio delle automobili però eh, non è che c'è un ritorno agli antichi carri no? ecco. Eh, per cui in realtà cioè, ridurre tutto a, vabbè, non sai com, com, come funziona il ciclo metabolico tale o non sai che... Il cloro di sodio è insomma, il cloro di è sale da cucina, e nient'altro, è un po' riduttivo. Perché, appunto, sono fenomeni che hanno delle onde molto lunghe e che hanno varie, va vari aspetti, covano magari sotto la cenere, a volte per, per decenni, e poi c'è qualche, qualche evento che li fa scoppiare. Adesso siamo in una fase storica, eh, cui, almeno dal dopoguerra in avanti, eh, in cui. Eh, L'industriale, il, il, il grosso, sempre di più cioè, il, 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 il prodotto in serie in scala, viene, viene visto eh, male, è sempre peggio. Non è sempre stato così. Eh, se uno va a vedere, per esempio, i trattati, anche i trattati di cucina stesso del Medioevo: il Medioevo era il classico periodo in cui della natura bisognava avere paura, era, eh, eh, non solo perché voglio dire uno andava nel bosco e rischiava di morire eh, da, attaccato da qualche animale selvaggio, ma anche nel bere da un pozzo, cioè l'acqua era un qualche cosa di pericoloso, non a caso una delle bevande più eh, sane che si bevevano all'epoca era la birra, perché con l'alcol eh, almeno un po' era sanificata. La cucina stessa medievale era costruita con l'idea che eh, l'uomo aveva bisogno di mangiare un cibo Armonico, equilibrato e i singoli alimenti che si trovavano in natura non lo erano affatto, per cui si doveva, si, si dava la colpa eh, a, a un disequilibrio del, del corpo umano per certe malattie che dove, doveva essere riequilibrato con certi cibi. Classico del, del, che si usa ancora adesso, tra l'altro, sì. il mangiare in bianco no? era un, un qualche cosa che arriva dal Medioevo, quando si pensava che il bianco fosse. Il colore dell'equilibrio, e quindi chi era malato doveva mangiare cose bianche. Da lì è nato un, un piatto che abbiamo ancora noi adesso, che si chiama Bianco Mangiare, perché era, era un, un prodotto per i malati: era fatto da cibi bianchi, cioè lo zucchero, le mandorle pestate, c'era il petto di pollo, no, per esempio, no, c'era il riso, perché aveva uno scopo terapeutico. Poi, dopo un po', il petto di pollo è stato tolto, è stato trasformato in un dessert e lo. E lo, e lo è. Me Questo, meglio dire no, sì, mi sì, sembra sì, comunque un risultato, risultato positivo. Questo per dire che quella era un'epoca, eh, adesso siamo eh, in un'epoca completamente diversa e pian piano per vari motivi e eh, non ultimi anche certi diciamo, eventi mediatici eh, diciamo, grandi specialmente in un paese come l'Italia che hanno toccato il cibo, pensate eh, alla mucca pazza per esempio, quanto ha cambiato la percezione di rischio che noi abbiamo nei confronti del cibo. Quindi eh, pian piano si è per tutta una serie di motivi arrivati a un momento in cui il pendolo è andato dalla parte opposta. Quindi adesso siamo all'esaltazione, a critica e priva di senso del qualsiasi cosa è naturale no? eh, e quindi naturale vuol dire, vuol dire sano. E, è quasi una visione, diciamo, neopagana della natura. Eh, perché spesso si sentono discorsi eh, come se. La natura produce delle cose per noi, perché ci vuole bene. Questa è una visione che non, non ha nulla di scientifico. Ma spesso il nostro rapporto con il cibo non, non si può ridurre semplicemente a qualche cosa di, di scientifico. Poi, appunto, c'è una crisi generale eh, verso le istituzioni, che, per esempio, nel caso della mucca pazza non ci hanno protetti e, e di tante altre cose. Eh, anche se a volte l'allarme e la percezione del rischio è molto superiore a quella del, del, rischio, del rischio effettivo. Poi c'è ovviamente una, eh, così, una sfiducia nei confronti delle aziende che vengono percepite eh, come solo ed esclusivamente portatrici di interessi. Questo non è vero solamente solo per il cibo, ma è molto vero per tutte quel, quelle aziende che eh, con cui noi interagiamo direttamente con il nostro corpo. Quindi pensateci, è la stessa cosa che succede con l'industria farmaceutica. Cioè, l'industria farmaceutica ha questi tipi di reazione mediatica, eh, sono simili a volte a quello che si ha con l'industria alimentare. Quindi questa è la situazione, su questa situazione si innesta una narrazione eh, che è completamente inventata, è quella di il passato idilliaco felice dove tu tutti avevano tutto da mangiare, dove non c'era nessun tipo di malattia che derivava dal cibo. Infatti Cosa? si viveva a lungo. Si viveva a lungo, eh, c'era anche meglio. una questione di igiene, di, di mancanza di igiene, però anche semplicemente c'è cioè, l'idea che adesso le aziende eh, ci vogliono fregare, può essere, sì, io non, non faccio il difensore delle aziende. Però eh, casi di eh, sofisticazioni alimentari sono note cioè, da, da sempre, fin dall'epoca romana, no? Eh, cioè, il, il vino. La an famosa il, canzone il, romana. Sì, eh, eh. Quindi c'è questa narrazione eh, diciamo, molto superficiale di questo passato idilliaco, che ha secondo me due eh, diciamo, colpevoli, tra virgolette. Una è sono i media in generale. Eh, per forse scarsità di voler trovare un modo diverso di raccontare il mondo del cibo, cioè io quando ero bambino vedevo alla Rai 1, c'era solo la Rai 1 alla domenica a pranzo c'erano le trasmissioni con appunto, le, le sagre paesane e, e l'agricoltore, c'era come agricoltura. Così. Adesso, un bel po' di decenni dopo, ancora alla domenica c'è il racconto della sagra paesana, dell'agricoltore con le mani callose e il filo di paglia in bocca, magari glielo tolgono, ma il cappello di paglia. È sempre più difficile trovare questi agricoltori, perché adesso l'agricoltore è spesso un imprenditore. Molto tecnologizzato, hanno eh, trattori a guida GPS, eh, guide laser per spianare le risaie e cose di questo genere. Però la narrazione per, eh, così, eh, eh, si perpetua. E quindi poi magari Eleonora eh, ci dirà perché c'è solamente questo tipo di narrazione del cibo in parlamo, Italia, mentre in altri paesi non c'è. Quindi questo è un tipo di mancanza, non di informazioni, perché uno, cioè, informazioni ce ne abbiamo fin troppe, il problema è distinguere quelle informazioni vere da quelle false. L'altra, diciamo, pilastro, eh, giusto perché voglio, voglio essere un po' destabilizzante, però sono anche le industrie, eh, perché da un lato le industrie dicono di patire questo, questo clima in cui l'industriale è eh, diciamo, demonizzato, poi in realtà, appunto, uno va all'estero. Appunto, io se andate, non so, da Italy a New York e eh, andate a vedere, eh, cioè ci trovate dentro. Io ci ho trovato dentro, non so se ci possono dire delle macchine, ma ci ho trovato dentro. Puoi dire quello che vuoi. Ecco, cioè, eh, vendevano da Italy il pan di stelle, le gocciole, la, 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 la passata mutti eh, e i baci per tutti. <ride> cioè, voglio dire, no? Che sono cose eh, che, che a prezzi eh, ovviamente, diciamo, da, da, da Italy a New York, quindi. Eh, però, appunto, da un lato ci si lamenta le aziende globalmente e le associazioni, dall'altro però, fa, non fanno altro che rinforzare questo tipo di frame narrativo. No? Cioè il mulino bianco l'hanno inventato le aziende come, come tipo di narrazione, eh, così come le galline di, di, di banderas, no? E anche all'interno, posso permettere di dirlo io perché io appunto lavoro all'università, quindi non, non ho conflitti <ride> di interesse, è chiaro che cioè, ci, sono, ci sono delle aziende che sfruttano, ah, alcune le subiscono ah, e altri sfruttano questa idealizzazione e ci marciano, cioè, diciamo, ci marciano, lo sfruttano giustamente a scopo economico, per cui ci sono alcuni produttori di biscotti, per esempio, stavolta però non faccio i nomi, che hanno, io, è un, un tipo di biscotti che a me piace, li compro insomma, da, da anni. Sono non sono sempre rimasti praticamente uguali, però l'etichetta cambia, di volta in volta, a seconda del, insomma si vede che hanno un buon ufficio eh, diciamo comunicazione, e annusano le, le tendenze di quel momento, per cui a un certo punto mi sono trovato scritto biscotti alcalinizzanti, era l'epoca, <ride> qualche anno fa adesso è passata di moda, adesso va di moda magari il crudis, biscotti alcalinizzanti, ma cosa vuol dire? Molto sta funzionale roba? Poi è passato, poi è arrivato chiaramente l'immancabile senza olio di palma, mm -hmm. poi adesso credo che... Ci si è scritto altre cose. Ma I biscotti non sono cambiati, cambia solo l'etichetta. È chiaro che eh, c'è anche una, una guerra diciamo, eh, commerciale all'interno delle aziende. E poi c'è un, un ultimo aspetto che eh, vorrei però rimarcare: poi lascio la parola: eh, in parte eh, c'è anche, secondo me, una, una difficoltà delle aziende che lavorano in, in modo sano, in modo, insomma, eh, facendo chiaramente i loro interessi, ma che non vogliono avvelenare. Il pubblico, no? C'è anche, no? Ecco, anche ecco, perderebbero eh, un perderebbero, po' diciamo, l'oggetto ecco, Ci sono business. anche in quel caso <ride> cassati casi. Comunque sa, io mi ricordo quando ero, quando ero, quando ero sempre bambino, cioè, il metanolo nel vino, no? Ecco, quello certo. è stato un grande caso. Ecco. Eh, però c'è una difficoltà, a volte, da parte delle aziende, cioè da parte di chi innova, eh, di rispondere e di dare le risposte che. Evidentemente i media tradizionali non, non, non riescono a dare, vogliono sempre raccontare la sagra paesana e, e la ricetta tradizionale. Eh, faccio l'esempio del grano. Allora, perché c'è eh, questa cosa qua no, del grano, grano italiano. L'Italia, e questi sono dati pubblici storici, l'Italia ha sempre, da sempre importato grano duro, perché noi semplicemente non ne produciamo abbastanza. E quello che noi produciamo, solo una parte è di... Alta qualità per cui possiamo utilizzarlo per fare la buona pasta italiana. Per tutta una questione tecnica, di diciamo, agroclimatica, di varietà, alla fine, quindi, non tutto il grano che produciamo, che comunque è inferiore a quello necessario, perché l'Italia è sempre stato un paese trasformatore, e produttore e esportatore di pasta. Quindi, da sempre, eh, se uno va a vedere gli articoli diciamo, e eh, i rapporti economici della fine dell'Ottocento, inizio del Novecento, trova i dati e vede che. La pasta di qualità italiana è sempre stata fatta con grano straniero, in particolare veniva dalla Russia, c'era il famoso tagarato. Esatto. Eh, che adesso è stato riscoperto. Questa cosa qua, addirittura le leggi dell'epoca c'era tutto un meccanismo di dazi particolare per cui le aziende potevano importare grano duro italiano, il grano duro straniero, tipicamente, tipicamente russo che arrivava a Livorno e in altri posti, porti, però poi dove, non poteva venderlo internamente, lo doveva vendere esportando, cioè e faceva certo. pasta e, e la vendeva chiaramente okay. e quindi la, la pasta italiana molto spesso era fatta con una tagliata con del grano tenero per cui era di cattiva qualità cioè la pasta italiana mm. mangiata da cioè gli, gli antenati di Banderas è sempre stata così un po', un po così no Io mi, mi guarda male Però cioè, no, no, adesso poi, poi, però, ecco, facciamo rispondere, poi aziende, rispondere cioè, le... il raccontare, il raccontare adesso, poi, poi è arrivata la legge sulla... sulla cioè sulla purezza della pasta, ah, la legge, così come... i. Dovremmo fare i, altri interna... sei panel solo per parlare eh, di vabbè. questo. No, ma per dire <ride> che a un certo punto è arrivata. Quindi adesso la pasta italiana è assolutamente fatta, deve essere, non si può fare assolutamente con la, con, con la farina di grano tenero, perché avrebbe una qualità inferiore. Come invece mangiava probabilmente mia nonna. Ecco. Eh, però il raccontare, anche banalmente la storia del... del, del, del del consumo del nostro prodotto, diciamo, a cui siamo più affezionati. Da no? Carbonara dei. io sono del partito eh, Guanciale, ma sul pecorino posso fare. Quindi, c'è diciamo, una, di, <ride> di, una difficoltà. C'è una difficoltà anche delle aziende gioco. di, 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 di eh, raccontarsi in una maniera, cioè di essere un po' più siamo attive nel raccontare delle, de, delle cose per cui questo alle aziende io non, non, non le rimprovero un po'. Ma visto che le aziende le abbiamo al tavolo, adesso approfittiamo anche per sentire come la pensano loro. Volevo chiedere a Manuela, prima poi, poi eh, rispondiamo. Eh, certamente <ride> <ride> certamente. Um, sono stato abbastanza provocatorio sì. Eh, sì, abbastanza. Grazie Dario per <ride> questa tua scelta um, no volevo chiedere a Manuela perché prima um, dario ha citato il caso della mucca pazza uh, proprio per uh, mettere un, um, un piccolo punto rispetto a quando parliamo delle fake news che adesso ne, se ne parla tanto ne parlano tutti ma um, non, non riusciamo a capire molto spesso quanto uh, dare una notizia falsa o non completa uh, possa realmente incidere No? su un settore, io ricordo, esperienza mia personale, ero in agenzia da non molti anni ho lavorato in agenzia di relazioni pubbliche per tanti anni eh, nel picco della crisi dell'influenza aviaria io ricordo benissimo che quando dopo mh, anni, perché fu una cosa che durò anni arrivarono i dati eh, di quanto quel modo di comunicare eh, in Italia non credo, se non ricordo male, non ci sono state vittime Okay, parliamo di, una, di, un, malati, di, un, malati, di un fenomeno che ha messo in ginocchio letteralmente decine e decine di aziende ma che in realtà in Italia... Non aveva avuto un effetto reale, non, non, non c'era, era stato semplicemente l'allarme. Allora mi viene da dire che forse c'è una responsabilità sicuramente delle industrie che per, forse per lungo tempo, per troppo tempo, non si sono aperte a dare spiegazioni maggiori di quelle che eh, davano con la pubblicità e con l'immaginario e con la rappresentazione, eh, però forse. Ehm, Bisogna capire meglio cosa succede all'interno di una grande azienda, di una multinazionale come nel caso di Nestlé, ma non solo, quando arrivano queste notizie su, sulla stampa. Che, che cosa accade, come si, come si lavora anche per, eh, per dare le risposte giuste senza nascondere verità inquietanti? Perché credo che nessuno lo voglia. Anche perché, col sistema sanitario che noi abbiamo in Italia. Sarebbe praticamente impossibile. Ecco, questo è un altro Perché noi ghignando in azienda buonasera a tutti, sono Manuela Cron, nonostante il mio cognome sono italiana, però rappresento una brutta e cattiva multinazionale del cibo. Ecco quello che succede. Quello che succede quando scoppia quello che noi chiamiamo l'embro, il, uh, scusate, il Ministero della Salute italiano noi lo definiamo severo ma giusto, non te ne fa passare una ma sono estremamente corretti. Curiosamente questa correttezza qualche volta torna a, in testa anche a loro. Uh, perché? Per l'ottimo motivo, e devo dire, mh, devo deludere... Dario Bresanini non mi provoca affatto, ha perfettamente ragione: noi non siamo così capaci di reagire velocemente. Un po', e ci sono tantissimi casi, e non ne citerò nemmeno uno. È più facile cavalcare l'onda e mettere il senza, emettere del, quella che hai detto prima dell'alcalinizzante, no, no, solo lui l'ha me me è te. meglio questo, è meglio quell'altro. Cioè, togliamo qui, togliamo là, facciamo su, facciamo giù e quindi ci facciamo del male da soli, verissimo. In tutti i comparti, non soltanto in quello di pasta e biscotti. Io non ho al mio interno né pasta né biscotti, quindi sono al di sopra delle parti. Uh, però è anche vero, e quindi noi siamo bravi, ma è anche vero un problema eh, che adesso sarò io un po' provocatorio visto che ho davanti un pubblico di eh, comunicatori, aspiranti comunicatori, noi le notizie le dobbiamo verificare. Cioè se mi arriva in casa che una signora si è sentita male perché è successo qualcosa, o se mi arriva in casa qualsiasi questione e io non ne so niente. La prima cosa che devo fare è la devo verificare e perdo tempo. E perdendo tempo non sono efficace a intervenire nei tempi giusti perché noi come aziende di balle ne possiamo raccontare veramente poco perché tanto ci danno. Non che siamo buoni, è che tanto ci danno. No? Allora, noi siamo obbligati a fare le verifiche. Vi faccio un esempio un po' curioso di qualche anno fa, a proposito di multinazionali, uh, mi chiama una giornalista del Corriere della Sera di grandissimo spessore e infatti mi chiamava per verificare la notizia e mi dice ma è vero che voi avete uh, brevettato la nigella sativa caspita è la nigella sativa la nigella sativa e adesso gli africani che la coltivavano non la possono coltivare più. Il mio primo impulso ve lo giuro è stato mettermi a ridere e dire, ma che è? Sta? Primo, cos'è la nigella sativa? Secondo, mi pare strano che si possa brevettare una pianta, ci sono normative che lo vietano. Tu puoi brevettare altro, ma non puoi brevettare le piante. E quindi ho detto alla collega, le ho detto, guarda, fammi fare qualche telefonata, non so di che cosa mi stai parlando. Chiamo le persone al nostro centro, abbiamo un centro di ricerca enorme, per fortuna ho dei contatti veloci e gli chiedo, ma scusami. Ma che è sta storia? E viene fuori che come tutte le storie montate ce l'ha un fondino di verità e che cos'è questo fondino di verità? Che in questa misteriosa Nigella sativa, che è una pianta africana, c'è una sostanza che ha delle proprietà a cui i nostri laboratori erano interessati e quello che noi avevamo brevettato era sintetizzare questa molecola per studiarla. E per vedere come si sarebbe comportata nel cibo, come si sarebbe comportata interagendo, eh, interagendo nelle cose che noi potevamo fare se effettivamente avrebbe portato con sé. Ma noi non abbiamo brevettato né la pianta né la molecola. Noi abbiamo brevettato un modo per estrarre la molecola che a quel punto e che mantenesse certe proprietà, che a quel punto era nostro. Bene, comunque fosse. La signora in questione gliel'ho riportata e l'ha riportata correttamente. Ma l'embolo della cattiva Nestlé che stava deprivando gli africani della loro preziosissima negella sativa è partito. Perché? Perché purtroppo in altre nazioni noi siamo presenti praticamente dovunque, questa cosa qui non c'erano stati giornalisti corretti, come la signora del Corriere della Sera, che ha telefonato alla Fonte e l'ha verificata. Lei ce l'ha fatto il pezzo sopra, eh? mica no! Però l'ha spiegato. Ci ha perso del tempo e infatti è uscito il giorno dopo, era ancora nei momenti in cui non facevi tutto in internet un po' di anni fa. Quindi la situazione è: purtroppo è facile dare addosso a qualcosa, è difficile verificarlo. Ma le aziende sono assolutamente obbligate a verificare qualsiasi cosa, anche quando ti viene il moto di riso perché dici: No, questa. Cioè, noi ci si siamo trovati a rispondere a una signora che ci diceva, ma è vero che iniettate il caffè negli stomaci dei gatti vivi? Cioè, no. dici, ma perché? Eppure le devi rispondere, no, perché ma se c'è questo dubbio... Ma da morti? Perché? Ma perché, cioè, se non... Morti, perché? Ma e non lo so, è... bisognerebbe chiedere alla signora, okay. però... Cioè ce ne troviamo, ovviamente questa non abbiamo dovuto verificarla, la risposta era facile, no, mm. eh, però ecco è questo, quindi ogni mm. volta che noi ci troviamo all'interno di una problematica la dobbiamo verificare, poi c'è sempre la paura che appunto il competitor lanci il senza o il qualsiasi cosa prima di te e questo ci frega regolarmente. Sì, no, anche perché adesso parleremo proprio di fiducia. No? Io ho voluto in questa slide successiva e poi lascio a Roberta anche la libertà di rispondere appunto in una, al di là della domanda che volevo farle, che però è pertinente rispetto a quello che abbiamo detto prima. Eh, ho messo a confronto questi due, eh, due, questi due prodotti, no? che sono chiaramente due aziende che fanno lo stesso fatturato. Non so quanti di voi se lo immaginavano questa cosa io personalmente quando l'ho viste vicini mi ha fatto una certa impressione proprio pensando che a volte ad alcune industrie, alcune aziende, alcuni prodotti che sono comunque considerati un'eccellenza vengono accordate delle, ehm, eh, una fiducia, una competenza, no? viene riconosciuta una competenza che a volte eh, per quanto riguarda l'industria del cibo non viene invece accordata. Cioè, tutti ci sentiamo in diritto di dire: vabbè, ma che ci vorrà mai a fare questo pacco di biscotti? Questo, eh, lo faccio io a casa tutti i giorni, mentre mi chiedo quanti di noi verrebbe in mente no? di dire: ma perché invece di usare questo metallo non ne usano un altro? mentre fanno la scocca della, della Ferrari soprattutto, no. da metallo, soprattutto da dove viene ma soprattutto da dove viene questo metallo eh, che da quale viene paese? dalla Cina soprattutto viene. ma, vabbè, ma questo è <ride> un altro discorso quindi eh, come mai c'è cioè, cioè, come dice Manuela forse un po' una colpa anche da parte allora, dell'azienda mi delle ricollego industrie. un attimo sì. al, al fattore della comunicazione sicuramente comunicare sulle tematiche alimentari non è, semplice, è difficile perché ci sono una serie di aspetti che si intrecciano, eh, di controlli da fare, eh, di quello che effettivamente poi può arrivare al consumatore di quel, e di come il consumatore lo può eh, interpretare, ancor prima il consumatore di come può arrivare ai media. Eh, riprendo l'esempio del grano che, che ha fatto Dario e devo dire che noi su questo stiamo comunicando, almeno ci stiamo, ci stiamo provando perché è un paradosso eclatante. Eh, Dario ha detto che noi abbiamo sempre importato grano duro. Non solo è vero, ma eh, vi do anche delle percentuali di importazione: noi un secolo. Poco più di un secolo fa importavamo il 70% del grano duro eh, che veniva utilizzato nei nostri pastifici. Non a caso i pastifici nascevano in prossimità delle aree portuali, quindi Napoli, Genova, eh, perché era più facile esatto, la, la, la logistica. Eh, e adesso abbiamo completamente ribaltato la percentuale cioè noi importiamo a seconda delle stagioni perché poi il grano è un elemento naturale no? quindi eh, ci sono anni in cui la resa è maggiore anni in cui la resa è minore importiamo circa il 30% di materia prima la importiamo dove si fa, da dove si fa buona cioè, a noi ci interessa veramente poco se viene dal Canada, se viene dall'Arizona se viene dall'Australia a noi interessa che abbia determinati requisiti in primo luogo perché c'è una legge che ci obbliga a farla come, eh, dobbiamo, come dobbiamo farla e come sappiamo farla. Si chiama legge di purezza. In Italia, in, nel mondo ne esistono solo due. Una è la nostra e un'altra è quella sulla birra tedesca. Quindi cioè per darvi un po' la dimensione della qualità che dobbiamo tutelare e difendere. E molto spesso eh, lo apprendiamo in paesi in cui appunto c'è eh, un, una qualità elevata e questo anche per permettere poi di utilizzare anche il nostro grano che non ha quella qualità come diceva Dario se io ho un grano che non ha la qualità sufficiente lo miscelo a altro grano che invece ce l'ha, lo posso utilizzare. Qui è un po' la competenza no? di chi fa quel rispetto. Qui, mi ricollego, al tuo, qui <ride> mi ricollego alla tua alla tua slide. Eh, quello che eh, vorremmo comunicare è la nostra, la nostra competenza, la competenza delle nostre aziende mm -hmm. non soltanto nel selezionare le materie prime migliori, ma nel Proporre a un consumatore che ormai è di alto livello, perché guardate che adesso i consumatori sono molto esigenti, cioè non si accontentano più nel bene e nel male. Mm. Nel bene perché diciamo è, una, eh, è un bene, ti spingono anche a produrre sempre meglio, a tenere sull'asticella. Eh, a volte oh. nel male, perché eh, hanno diciamo un po'. Eh, la, la presunzione, permettetemi, di saper fare le cose e non sanno tutto quello che c'è dietro, come diceva Manuela. Cioè dietro a un'industria, dietro a un'azienda c'è un mondo anche di regole, di regole di verifiche, di controlli, eh, di passaggi che devono essere fatti, eh, che devono essere a volte molto molto rapidi, eh, altre volte molto approfonditi. Quindi è un mondo complesso. Io se devo riparare un tacco che mi si è rotto, ci posso mettere un po' di colla così, ma io non posso dire di essere un calzolaio. Non me lo sognerei mai, perché non lo so fare. Quindi chi sa fare qualcosa fatto in casa va benissimo, ci sta, non, non, non c'è nessun problema. Però è una questione diversa. La competenza che, che ha ognuno di noi nel fare il proprio lavoro, voi come giornalisti, tecnici della comunicazione, è quella di essere approfonditi in quello che fate. Come diceva Manuela, verificare, andare a fondo. Noi di fare qualcosa che sia sano, sicuro, eh, buono, perché poi le cose da mangiare, disponibili deve essere buono. <ride> e devono essere... Perché. In teoria. Eh, e <ride> devono essere diciamo facilmente disponibili. Perché è facile dire alle persone come mh, qualcuno che conosco, eh, sì, no, perché voi dovete mangiare solo cose eh, biologiche, solo cose eh, che vengono da lì, solo cose. Sì, però cioè, io lavoro tutti i giorni fino alle 7, alle 8, devo andare a fare la spesa, cioè. La vita è quotidiana, è in questo ha avuto come dire, un suo ruolo. È quello che esiste sulla competenza, volevo proprio sentire, visto che no, anche i giornalista è richiesta della competenza. Mi dicono. Eh no, eh, non lo so perché io non sono eh. giornalista, anche voi fate delle verifiche quando vi arrivano delle notizie, cioè, oppure, Beh, come, come no, lavorate non so in redazione, <ride> quanti tra il pubblico siano colleghi, penso molti, mm -hmm. eh, o comunque appassionati del, della materia non solo food ma comunicazione. Beh, la regola numero uno è quello che ci definisce media perché noi mediamo tra la fonte di una notizia e eh, il destinatario Quindi della notizia. Quindi la prima cosa da fare è assolutamente verificare se eh, la voce che arriva, l'informazione, anche il comunicato stampa, non, non tutti eh, i comunicati stampa <ride> che arrivano sono... Cioè, Arriva il comunicato stampa in, in redazione? Non è una notizia da ribattere, è una cosa da verificare, ovviamente. Volevo fare un passo indietro perché mi veniva in mente proprio il ribaltamento di, eh, di oggi, il rapporto industria-natura, industria male, natura tutto bene. Ho, ho sentito parlare eh, del, degli incontri di cibo un medico che ha detto... Non mangiate nulla di bianco. Tutto ciò che è bianco fa male. Sì, giuro, giuro. Zucchero bianco... Vabbè, latte. sui medici possiamo fare un altro latte. panel perché ce ne avrei Aspetta, da raccontare. La, allora, tutto, quindi tutto ciò che è prossimo, raffinato, zucchero ora. raffinato, latte, farina. Quindi come cambia sono i famosi veleni bianchi, vero? No? Esattamente, I veleni, veleni bianchi. bianchi. Però come si ribalta totalmente sì, sì. dal bianco mangiare tutto ciò che è bianco fa bene, sì, sì. mangiare in bianco a ciò che fa male. Ma perché? Io mi sono anche chiesta ma dove nasce? C'è stato un momento in cui negli anni 60, anzi fine anni 50 eh, la pubblicità di un noto gelato, che da alcuni chiamato pinguino, era mamme la merenda igienica per i vostri bambini, cioè quindi l'idea era evviva l'industria perché nell'industria lavorano persone di scienza, persone che hanno studiato, persone che al, al millimetro hanno eh, valutato tutto quello che devono fare contro l'idea che ahimè anche questa è da combattere però, eh, che l'artigiano fosse uno che in, un improvvisato. No, c'è un altissimo artigianato e però c'è anche una pessima industria, perché lo dobbiamo dire, se un po' di fiducia si è perso è perché allora i casi sono i più a parte mucca pazza, nata probabilmente perché abbiamo dato mangimi animali a degli erbivori, ovviamente però non so parlare dei dettagli scientifici, li puoi spiegare ovviamente meglio tu, prof. E, però il fatto che abbiamo scoperto un certo periodo che il parmigiano, o comunque il formaggio grattugiato che si comprava. Già grattugiato nelle buste, in realtà erano formaggi ammuffiti che venivano risbiancati e rimessi nelle buste. E, e poi che altro la mozzarella che diventava blu l o rosa a seconda di dove è stata ritrovata, perché c'erano finiti dei batteri, quindi non c'era stato abbastanza controllo. Poi lì, ecco, grazie ai controlli delle, degli istituti di sanità, di NAS eccetera, ce ne siamo accorti. Oppure anche le bufale, che c'era un periodo, non so se avete visto pani, focaccia, croissant, pizza, tutto nero sì. perché il carbone è attivo. <ride> È dovuto intervenire sempre il Ministero per dire: ah, non solo quel carbone lì non è attivo perché le quantità sono tali che comunque e non vi sgonfiano, eccetera, è ma è vietato perché non si può chiamare pane per legge ciò che ha additivi, coloranti, eccetera. Non solo potrebbe essere nocivo se qualcuno prende delle medicine, quelle sì che i principi attivi possono essere eh, assorbiti e quindi praticamente interagisce con il potere che quel farmaco dovrebbe avere per cui lo prendi. Quindi. Eh, Ecco la verifica dov'è. Eh, è, è sbagliatissima l'equazione industria male, artigianato bene, ma è sbagliato anche cioè, tutto Quindi, il contrario. Quindi l'importante è sempre, ma è l'ABC, non è che ne parliamo perché stiamo parlando di cibo e comunicazione, credo sia l'ABC proprio della deontologia del giornalista. È anche vero che alcuni. Enti, alcune istituzioni, alcune categorie sono così forti da aver creato uffici stampa, che sono delle potenze <ride> belli. Quindi, quando arrivano i comunicati stampa, sembra che arrivino comunicati di istituti di ricerca. In sì. realtà sono categorie e come tali difendono degli interessi di categoria. Quindi sempre tutto va. Eh. Ovviamente è più facile raccontare perché a volte la comunicazione è un po'. Eh, si dà più spazio al piccolo contadino, al piccolo allevatore, perché comunque è. è più bello raccontare una storia, Certamente. far vedere che dietro un prodotto c'è un volto, il bello sarebbe far vedere, ma alcune aziende lo stanno facendo, anche con delle campagne, è devo dire, molto, molto belle, sono eh, cosa c'è dietro chi lavora in una grande azienda. Allora, sì, io sono solo una persona che fa un piccolo meccanismo nell'ambito di una catena produttiva molto grande, però ci metto anch'io la faccia, e quelle sono campagne molto belle, perché comunque anche una produzione industriale, poi alla fine ha persone dentro con una vita... Di tutti mm. i giorni che lo fanno e a me queste campagne piacciono molto. Lo fanno alcune catene della GDO, lo fanno anche alcune industrie. E... E insomma, è un modo anche un po' per uscire dal folklore perché, se no, sì. anche la ristorazione, la cucina, il cibo italiano rimane ancorato alla tovaglia a scacchi, al fiasco, non è solo al fiasco <ride> di vetro con la rafia, al vino del contadino. Esatto. Insomma, invece sappiamo. Quanta, quanta competenza c'è tecnico-scientifica dietro a quindi, molti prodotti? Mi sembra di poter dire che a dispetto delle narrazioni che sono un pochino a volte mh, chiuse no? in un ambito un po' appunto come dicevamo folcloristico. In realtà anche dal punto di vista della, eh, dei controlli il bilanciamento che c'è fra i vari attori di questo eh, settore, quindi i giornalisti che si occupano di salute, di gusto o comunque di tutto ciò che ruota intorno al cibo, l'industria, le istituzioni e le aziende stesse? Eh, è abbastanza bilanciato. Tant'è vero che poi ecco, scandali ce ne sono stati, li abbiamo citati perché non c'è niente di male nel dirlo, anzi, eh, mi dicono dalla regia su alcuni settori no, no però per dire che eh, ci sono stati degli hype, come si chiamerebbe adesso, eh, ma ci sono state anche pochissime conseguenze dal punto di vista per la salute pubblica, eh, intendo. Quindi evidentemente c'è un sistema che funziona in Italia, lo sappiamo, i controlli sono molto molto stringenti, molto di più di quanto si immagini, e molto di più in, che in altri paesi. Um, Andrei veloce sulla prossima domanda perché forse vorrei lasciare un pochino più di tempo, se siete tutti d'accordo sacrifichiamo l'ultima così facciamo una battuta veloce sulla ricerca perché l'abbiamo citata, quindi eh, chiedo a, a Dario e a Manuela di darci eh, un, un veloce eh, feedback rispetto a quanta scienza c'è nel cibo. Eh, si diceva prima 20 milioni, il comparto in tutto investe circa 10 miliardi l'anno in ricerca e sviluppo, è una cifra enorme. Eh, Uh, che tra l'altro è anche un indotto interessante. Sì, sono uh, sul forno, eh? sono sulla sì, certo, solo sulla vostra parte. Eh, c'è troppa scienza, troppa chimica nei piatti o <ride> è normale questo processo? No, no, cioè, allora, nel cibo c'è un sacco di scienza, un sacco di chimica, ma perché noi siamo fatti di molecole, cioè ancora nonostante una famosa. Eh, pubblicità in cui c'era una famosa mortadella che apparentemente era 100% naturale senza chimica quindi non c'erano molecole non <ride> <La> prima, <qua. ride> eh, però c'è un sacco di, di magari di quindi niente calorie niente niente c'è calorie, certo, <ride> <ride> eh, un sacco di scienza in quello che noi mangiamo c'è un sacco di scienza anche e, e di evoluzione e di, di innovazione tecnologica nei, nei, nei prodotti sia e questa è una cosa che appunto in realtà dovrebbe avvicinare questa finta dicotomia sia nella grande industria ma anche nel, nel, nel grande artigianato di qualità. Mi è capitato anni fa, quando stavo preparando eh, una mossa sul cibo, di, di andare a, a parlare con dei produttori di cioccolato artigianale e li scopri che c'è un sacco di tecnologia, altissima tecnologia. Eh, quindi in realtà anche l'artigianato di qualità... Deve essere fatto con le migliori tecnologie, le migliori tecniche che si sono diciamo, scoperte fino a quel momento. Diciamo che il problemi, cioè uno dei problemi, secondo me, è che non se ne parla abbastanza. E lì torniamo al discorso di prima. La narrazione è, è sempre la stessa, e specialmente in Italia, perché all'estero è già un po' diverso. In Italia il cibo è quasi sempre declinato, tipicamente in televisione, ma anche sui giornali, come ricette. No? Quasi sempre si parla di ricette. O nei rari casi in cui non si parla di ricette si parla di salute e di malattie. Mm. E, e anche lì però bisogna prendere le cose con le pinze, perché spesso chi chiamano? Allora chiamano magari dei medici, che però spesso non sempre chi esce da una facoltà di medicina ha delle competenze di nutrizione o sa esattamente. Cioè, per cui anche lì come vengono chiamati i vari esperti eh, a volte si sentono delle cose un po' imbarazzanti. Complicate, da eh, capire anche. Cioè, eh. No, 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 ma sono son, son d'accordo. Eh, ci fanno ampi okay. cenni sì, dalla no. regia, per cui yeah, cioè, okay. a volte mm. si sentono delle cose cioè, di cui appunto. Tra l'altro in Italia è spesso un tabù parlarne, per cui lo dico io che posso farlo. Eh, del vino: cioè non si può dire che. Cioè, c'è sempre qualcuno, spesso con l'opinione di un medico, che dice: ah no, però un bicchiere di vino al giorno fa bene. Ma non è vero, non è vero, tutte le, le, le istituzioni. Domani c'è in Italia, ti è, ricordo, Dario, è, evitiamo di. Beh, il, ma io bevo vino io bevo vino, mi piace, però bisogna equilibrare sempre rischi e benefici, per cui. Da qualche parte i rischi uno se li prende, e io e posso certo. scegliere di prendere col vino, però non fumo, mangio tanta frutta e verdura e così via. E lì ritorno all'ultimo <ride> discorso, che è quello che più che eh, diciamo, avere lo scienziato in televisione o di riferimento, a me piacerebbe che, e, e qui faccio il mio colpo diciamo, della, della mia categoria, che, che fosse come nei, nei paesi anglosassoni dove Spesso c'è un'interfaccia istituzionale scientifica attraverso le grandi istituzioni scientifiche, in Inghilterra la Royal Society, negli Stati Uniti c'è la National Academy of Sciences, che fanno da, eh, così, da supporto anche per i giornalisti e per la politica, per cui se c'è un caso eh, che coinvolge qualche, qualche cosa di, di interesse pubblico, che non è solo la salute, può essere l'ambiente, può essere tante altre cose, eh, non si chiama l'amico che conosce il cugino che è primario in ospedale mm. o, o quello, il, la, la, il, il fratello che lavora in agraria o, o la, semplicemente qualcuno che tu conosci perché hai già intervistato. Perché non sai mai, se non hai le competenze, non puoi averci, se sei un giornalista che non, è, non sei proprio del settore, del settore sapere che, se lui magari è banalmente è aggiornato sull'ultima situazione, mentre... L'istituzione dovrebbe farlo, in Italia, purtroppo le istituzioni scientifiche sono diciamo, polverose, e, 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 e qui mi daccio. Manuela. Quanta ricerca c'è in azienda? La ricerca è fondamentale, e noi spendiamo all'incirca 40-50 milioni di euro all'anno mondiali, eh, mondiali non in Italia. <ride> Abbiamo più di 40 centri di ricerca, ce n'è uno, il, la, la casa madre che è a Losanna, però bisogna pensare che la ricerca, uno se pensa alla ricerca pensa solo al discorso di cambiare le formule, modificare le formule, anche, ovvio, è importantissima, però c'è una parte enorme perché la prima cosa che un'azienda alimentare deve fare e fa è proteggere le vostre pance, cioè la prima cosa che noi vogliamo fare è il cibo quantomeno non vi deve fare male e il fare male negli Banalità, anni sembrava, è vedere. molto cambiato perché? perché capiamo sempre di più per esempio una delle cose a proposito di chiamiamole fake news anche se il tema è assolutamente non corretto una delle cose che mi fa più imbufalire è quando viene riportato su qualsiasi cosa eh, che ci riguardi, che non ci riguardi trovate tracce di, della qualsiasi allora, è difficile aver di fianco Dario Bressanini e farsi spiegare, ma cosa vuol dire traccia? Ma io che, guarda un po', da ragazza non ho studiato comunicazione, ho studiato biologia, lo so cosa vuol dire traccia. E negli anni il concetto di traccia si è evoluto. Cosa vuol dire traccia? Vedo che la molecola c'è, ma non riesco a pesarla. Ve la sintetizzo tantissimo, pregasi, non tirarmi una bottiglia, se non l'ho corretto. Ma non riesco a pesarla. Polemica, ma, non violenta, per esatto. favore. ma non violenta, allora cosa vuol dire tracce, ma non riesco a pesarla? Vuol dire che ce n'è talmente poca, ma talmente poca, che ci può essere stata una contaminazione dall'aria. Ci sono tanti elementi che sono nell'aria e così via. Allora, quello che. Credo dobbiate, dobbiamo fare in termini di comunicazione, perché mi rendo conto che la comunicazione, quando ti senti in pericolo, vuoi nutrirti di questo pericolo e vuoi che ti venga data una soluzione veloce per evitare il pericolo. E poi ricordiamoci che quella che io chiamo. La sindrome di Davide e Golia è sempre in agguato nelle nostre comunicazioni, sempre qualche volta non ci si rende conto che si scambiano i Davidi e i goli. Quindi, anche lì andiamo a analizzare. Davvero quello che sto vedendo è un Davide, è davvero sì. quello che sto vedendo è un Golia? Facciamo Quindi, la scienza è anche approfondire e chiedere ma cosa sono le tracce? Le tracce man mano si sono evolute, perché se. Ne man mano pesiamo sempre di più ma sempre tracce rimangono anche inferiori rispetto come diceva giustamente sì, Eleonora certo, certo, rispetto a prima lo strumento evolve, è più preciso la, la scelta evolve, evolve. Quindi in e quindi lo so che costa fatica ma fare due domande in più e i nostri uffici stampa e Roberta <ride> la pagano apposta sono lì chiamateci noi rispondiamo e a proposito di questo visto che mancano 5 minuti sacrifichiamo il nostro, il nostro ultimo desiderio eh, per qualche domanda visto che magari è ecco, appunto eccoci qua arriva credo un microfono mm. buonasera a tutti sono un medico allergologo eh, di milano e mi sento chiamata in causa per questo eh, dibattito perché c'è tanta confusione purtroppo e il medico che ha sostenuto che di evitare il bianco non ha tutti i torti, perché effettivamente il, eh, lo zucchero bianco subisce una raffinazione con metodi molto eh, indaginosi, quindi intervengono molte eh, sostanze a livello della raffinazione. La farina 00 è, è esageratamente raffinata. Cui per cui c'è un'esplosione sì. di intolleranza al glutine. Le chiedo solo la gentilezza di eh, per dare la possibilità il anche il di fare la domanda, così abbiamo possibilità di rispondere, altrimenti ne facciamo una sola. Il latte è, eh, è un alimento indispensabile per ognuno di noi, ma qualona non sia pastorizzato, non subisca degli interventi di eh, 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 raffinazione industriali, quindi è quello che il collega magari voleva sostenere perché il bianco c'è anche. Abbiamo, è chiaro, diciamo. Li... Allora, le, 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 le rispondo La domanda io per... è: il eh, quale? Eh, Intervento di eh, competenze c'è cioè tra eh, medici, eh, esperti e giornalisti. Questo è eh, il trade union che dovrebbe eh, subentrare. Allora rispondo Grazie. io brevemente, sì. eh, telegraficamente, sullo zucchero e sul resto del bianco. Allora, no, eh, la risposta è no: nel senso che lo zucchero, il saccarosio puro è bianco. Eh, non viene trattato con cose particolarmente eh, pericolose, ma anche se fosse, comunque viene purificato. Ma di fatto viene purificato per successiva cristallizzazione, cioè si fanno i cristalli, quindi si viene trattato con acqua. Acqua e cristallizzazione. Il discorso della, della farina, eh, anche quella, è demonizzata, ma eh, il discorso andrebbe completamente ribaltato: cioè non è che la farina. 0,0 è un veleno, come spesso alcuni medici erroneamente dicono, e dico erroneamente perché non sono supportati dalla comunità dei medici internazionali, però appunto ogni medico si può alzare e dire, eh, ogni giorno dice la sua opinione. Il punto è da ribaltare, cioè è vero, è assolutamente vero che noi abbiamo bisogno di ingerire, e questo lo dicono le istituzioni internazionali, una certa quantità di fibre, non banale, circa 20, 25, 30, 30 grammi, ecco. Quindi è vero che la farina integrale, per esempio, contiene un po' più, un pochettino più di fibre. Ma, que, ma quindi il discorso è da mettere in positivo. Quindi vuoi mangiare del pane integrale, ti eh, riduci un pochettino la quantità di fibre che devi assumere mangiando eh, frutta e verdura. Ma è sbagliato, ed è proprio sbagliato scientificamente, far passare la farina 00 come un veleno. Sul latte, vabbè, ci sarebbe altre cose da dire. Aggiungo ma aggiungo semplicemente che è corretto, sì, ecco un'altra domanda. Intanto ce l'abbiamo lì, intanto che arriva il microfono. Eh, lei ha perfettamente ragione. Quindi, io sponsorizzo il fatto che all'interno delle trasmissioni ci debba essere una pluralità di esperti per il motivo che diceva prima Dario: eh, un allergologo ha delle competenze, un nutrizionista ne ha altre, un chimico ne ha altre ancora. Quindi, sarebbe io voglio più. Scienza no? nel momento in cui si parla di certi argomenti, che sono ad uso e consumo della salute di tutti, quindi sono d'accordo. Salve, sono in presento Bianca Motawi, sono una studentessa di scienze politiche, Avevo, in realtà io ho un paio di domande, le faccio velocissime. Una poi. perché non abbiamo, ci stanno Vabbè, cacciando, okay, allora, <ride> scegli e... la più bella. Va bene, insomma, <ride> e qual è, se potete dare qualche dato, sicuramente ne sapete più di me, dell'impatto ambientale eh, dovuto alla produzione di cibo e se è possibile sapere qualcosa di più relativo all'impatto po... ambientale della Dice... carne proprio. Se... Dice... So. di carne non abbiamo paziente. credo allora, esperti al tavolo io non rappresento tavolo. la carne eh, posso dire che alcuni nostri prodotti per esempio la pasta ha un impatto ambientale bassissimo e ti posso anche dire che in questo senso come associazione di categoria abbiamo fatto l'unico in Europa rapporto di sostenibilità di settore a cui hanno collaborato tutte le nostre aziende quando vuoi mi chiami, ti do il numero e ti mando tutto il rapporto. Sì, aggiungo che l'impatto ambientale, l'impronta ambientale del cibo è un tema assolutamente d'attualità e rilevante e quindi invito sempre tutti a contattare le aziende, gli esperti e anche i media perché eh, molte aziende le producono queste informazioni ma non sempre queste informazioni arrivano poi, ma esistono perché esistono nei rapporti eh, ambientali che vengono fatti regolarmente. Quindi ben venga a domandare, più si domanda più si crea la domanda io questo lo dico perché penso che sia giusto credo che dobbiamo chiudere grazie a tutti è stato un piacere Sono adesso sì? Sì, adesso sì. Buongiorno a tutti. Ehm, allora, oggi parle adesso parleremo di un tema che tendenzialmente interessa molti di noi, cioè ehm, il mondo di oggi, come prepararsi, il mondo di domani, come prepararsi. Ehm, la scuola, attualmente, abbiamo l'impressione che non prepari neanche il mondo di oggi. I modelli educativi tradizionali che conosciamo eh, forse fanno acqua anche nella preparazione del mondo di oggi. Um, ne vogliamo parlare con alcune persone che si stanno occupando di questo da diversi punti di vista. Però, prima proviamo a um, dare una rappresentazione del problema. Vi facciamo vedere 5 minuti di video che danno un'idea un, un di qual è la, la problematica oggi. but our schools haven't changed much for hundreds of years. In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed in the industrial age mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values. We educate Okay. Restart. There is a growing feeling today that something is wrong with our system of education. But what is it? Well, we send our children to school to prepare them for the real world, which is changing very, very fast. But our schools haven't changed much for hundreds of years. In fact, thought leaders from around the world agree that the current system of education was designed in the industrial age mainly to churn out factory workers. And this industrial age mentality of mass production and mass control still runs deep in schools. Industrial age values We educate children by batches and govern their lives by ringing bells. All day long, students do nothing but follow instructions. Sit down. Take out your books. Turn to page 40. Solve problem number 3. Stop talking. At school, you're awarded for doing exactly what you're told. These are industrial age values that were really important for factory workers. Their success depended on following instructions and doing exactly what they were told. But in today's world, how far can you get by simply following instructions? The modern world values people who can be creative, who can communicate their ideas and collaborate with others. But our children don't get a chance to develop such skills in a system that's based on industrial age values. Lack of autonomy and control. At school, our children experience a complete lack of autonomy and control. Every minute of a child's life is tightly controlled by the system. But in today's world, if you're doing important work, then you're managing your own time. You're making your own decisions regarding what to do and when to do it. But life at school looks very different. The system is sending a dangerous message to our children that they are not in charge of their own lives. They just have to follow whatever is laid down instead of taking charge and making the most of their lives. Experts believe autonomy is incredibly important for children. It's no wonder then that our children are bored and demotivated by school. Can you imagine how you would feel if you were told exactly what to do for every minute of your life? Inauthentic Learning Most of the learning that happens in schools today is not authentic because it relies on memorization and rote learning. The system defines a generic set of knowledge that all children must know. And then, every few months, we measure how much has been retained by administering exams. We know that such learning is not authentic because most of it is gone the day after the exam. Learning can be much deeper and more authentic. It can be so much more than just memorization and retention. But that's the only thing we measure, and test scores are the only thing we value. This has created an extremely unhealthy culture for students, parents, and teachers. Children are going through endless hours of tuitions, staying up all night memorizing useless facts that they will forget very soon. No room for passions and interests. We have an extremely standardized system where each child must learn the same thing at the same time in the same way as everyone else. This doesn't respect the basic fact of being human that each of us is unique and different in our own way. We all have different passions and interests. And the key to fulfillment in life is to find your passion. But do the schools of today help our children find and develop their passion? There seems to be no room in the current education system for the most important questions in a child's life What am I good at? What do I want to do in life? How do I fit into this world? The system doesn't seem to care. There are so many greatly talented people who failed in the traditional school system. Fortunately, they were able to overcome these failures, but not everyone can. We have no measure for how much talent, how much potential goes unrecognized in the current system. <coughs> differences in how we learn. Each of us is also different in how we learn, in how much time we take to learn something, and what tools and resources work best for us. But the system has no room for such differences. So, if you're a bit slow in learning something, you are considered a failure. When all you needed was a bit more time to catch up. Lecturing. In the current system, children are lectured for more than five hours a day. But there are a few big problems with lecturing. Sal Khan from Khan Academy calls lecturing a fundamentally dehumanizing experience. 30 kids with fingers on their lips, not allowed to interact with each other. Also, in any given classroom, different students are at different levels of understanding. Now, whatever the teacher does, there are bound to be students who are either bored because they are ahead or confused because they are behind. Because of the internet and digital media, our children have at their fingertips all the information in the world. Technology has made it possible for anyone to learn anything. But for fear of losing control, the system is not leveraging these incredible resources. Our system of education, which evolved in the industrial age, has become outdated and ineffective. If we want to prepare our children for the modern world, if we want learning to be effective and engaging, then there's no doubt that we need to fundamentally change our system of education. Era più veloce Ci terrei ad avere un primo parere da parte di Mara, che è essenzialmente Mara Parisi, che avrei piacere che si presentasse. Quindi, chi sei cosa fai e eh, come vedi questa tipologia di problematiche, come tu stai cercando di risolvere il problema? Allora, buongiorno a tutti, grazie per essere qui. È già acceso. Mi sentite adesso? Perfetto. Allora, buongiorno a tutti. Io sono Mara Parisi e sono cofondatrice di Scuoletta Montessori Orbassano. Non so se qualcuno ha avuto modo di eh, insomma, sentire eh, parlare del nostro progetto. Noi ci occupiamo di un progetto innovativo. Siamo partiti il 4 settembre dell'anno scorso, il 2017 dopo cinque anni di studi per mettere in piedi questo progetto pilota che oggi ospita 112 famiglie. Ci occupiamo di bambini che vanno dai 3 ai 14 anni, quindi abbiamo casa dei bambini 3-6, casa dei fanciulli 6-10 e casa dei ragazzi 10-14. Fondamentalmente cosa abbiamo fatto nei cinque anni precedenti? Abbiamo avuto modo di gironzolare un po' per il mondo di valutare strutture alternative alle strutture classiche dal punto di vista educativo e scolastico e ispirarci a quello che accadeva mh, negli altri stati e in Italia. Diciamo che in Italia siamo, direi, l'unica soluzione che offre una continuità di questo tipo. A settembre 2019 partiremo con un progetto legato alle superiori a cui non abbiamo ancora dato un nome perché noi no, diciamo non ci occupiamo di rilasciare titoli, ma ci occupiamo di fare una formazione parallela, alternativa a quella tradizionale. Eh, abbiamo avuto modo di sperimentare un po' le didattiche ehm, che tutti un po' conosciamo, quindi Montessori piuttosto che Nil, pedagogia libertaria, pedagogia all'aperto. E quello in cui dico sempre che siamo stati molto bravi è mettere insieme tutti i pezzi e creare qualcosa di unico all'interno del progetto Scuoletta. Quindi ehm, la cosa che siamo riusciti a fare dopo cinque anni di osservazione e di progettazione è prendere spunti da tutte le realtà che effettivamente funzionavano bene. Oggi quello che stiamo cercando di fare all'interno del nostro progetto è proprio andare incontro alle problematiche che abbiamo visto nel video. No? Se avete tutti bene in mente la scuola tradizionale come funziona, la scuola tradizionale, eh, qui vedo gente un po' di tutte le età, se pensate 50 anni fa un'aula come era composta? Banchi, sedie, una lavagna, un docente da, eh, da un lato e, e ragazzi dall'altra. Se oggi voi andate in una struttura, no, eh, nel 2018 qualsiasi... Rivedete la stessa esattamente fotografia di 50 anni fa. Questo ci fa comprendere che qualcosa non sta funzionando perché il mondo cambia, il mondo intorno a noi comunque si sta evolvendo e il sistema educativo scolastico, purtroppo, oggi non riesce a stare a passo coi tempi. I nostri ragazzi cambiano, gli stimoli per loro devono essere stimoli differenti. Quindi, quello che stiamo cercando di fare è di capire, intanto, qual è la cassettina degli attrezzi che deve avere un, un nostro ragazzo per il 2025 il 2030 che saranno gli anni in cui i ragazzi che oggi stanno facendo l'elementare dovranno poi affrontare il mondo del, del lavoro capire a livello sociologico e antropologico che mondo avremo tra 15-20 anni sembrano cose eh, magari per, per voi che siete qui eh, sono cose chiaramente prese in considerazione per tanti al momento ancora no eh, nell'idea comune, nell'idea delle famiglie e dei genitori comunemente c'è proprio la tendenza a voler riproporre il classico modello che tutti noi abbiamo, abbiamo avuto. No? Quindi eh, un ragazzo deve studiare, deve acquisire nozioni che oggi le neuroscienze ci dicono poi perdersi nella nostra mente. Perché collaboriamo all'interno del progetto con la dottoressa Tiziana Sacco, che lavora per il Dipartimento delle Neuroscienze di Torino e si sta occupando all'interno del nostro progetto di fare sperimentazione e di ehm, come dire, controllare e monitorare il percorso che viene fatto all'interno di scuoletta. E quello che eh, lei ci dice è che il 70% all'incirca delle informazioni che acquisiamo tra. I 6 e i 19 anni viene perso. Questo dovrebbe farci ragionare sul perché viene perso? Proviamo a pensare, tutti noi, no? Quando abbiamo fatto le elementari, le medie, le superiori, quanto di quello che abbiamo studiato per le verifiche effettivamente è rimasto nella nostra mente? O quante cose sono rimaste quando la nostra pancia, la nostra emotività si è effettivamente accesa, no? Ci sono effettivamente delle, delle risposte, ognuno di noi le può trovare, sono anche abbastanza semplici, basta fare una ricerca dentro se stessi, però il sistema tradizionale oggi è eh, da ridiscutere. Noi stiamo cercando di puntare proprio su, su questo, creando un modello il più possibile che vada incontro a questa famosa cassetta degli attrezzi che ogni bimbo deve, deve avere per il nuovo... Uh, il nuovo millennio sostanzialmente ed è una cassettina degli attrezzi che deve contenere intanto le, le proprie passioni quindi un bimbo dovrebbe al termine del percorso delle medie capire davvero io sono qui per fare che cosa quali sono i miei talenti attenzione lo faceva vedere il video i talenti non sono quelli che qualcuno mette nella testa di quel bambino lì ma i talenti sono quella, quella lucina, quelle cose che il bambino si porta dietro indipendentemente da ciò che ruota intorno a lui. Sono in dotazione alla nascita. Poi chiaramente l'ambiente esterno, l'epigenetica ci dice che io alla nascita ho una cassettina degli attrezzi che poi viene messa, come dire, alla prova o nutrita dall'ambiente esterno. A quel punto.. Noi a 13 anni dovremmo aver capito almeno quali sono i nostri talenti. Oggi i nostri ragazzi escono dalle scuole medie che non solo non hanno capito quali sono i loro talenti, ma sono stanchi e sono stremati perché gli viene chiesto di fare troppo. Il carico a livello scolastico è veramente eccessivo, i compiti sono troppi. Nel resto del mondo, diciamo non in tutto il mondo, ma eh, in posti dove è stata rivista. L'idea proprio di, di scuola come la Finlandia, dove abbiamo avuto modo di poter andare comunque sia l'anno scorso che due anni fa a vedere come funzionavano le cose, abbiamo visto effettivamente che un bambino delle elementari indicativamente fa giornalmente circa due ore e mezza di didattica. Tutte le altre ore che passa a scuola sono propedeutica alla didattica, quindi sono ore laboratoriali che a lui servono per poi arrivare a fare la didattica. Mentre invece, per esempio, sempre in Finlandia, un ragazzo delle superiori studia all'incirca quattro ore al giorno, quattro ore al giorno senza compiti a casa. Mediamente un ragazzo finlandese al secondo anno di superiori sa... Oltre la sua lingua, almeno due lingue straniere. Questo ci, ci dovrebbe far capire come oggi forse stiamo andando nella direzione sbagliata perché i nostri ragazzi arrivano da noi. In seconda liceo faccio l'esempio del liceo perché tendenzialmente è una delle scuole superiori più eh, considerata, no? annoverata come dire, pre prepara delle menti. Chi va al liceo tendenzialmente rispetto a un istituto tecnico è un ragazzo che già ha idea di voler studiare. Allora, il ragazzo del liceo oggi è al secondo anno di liceo spesso si lamenta e si chiede quanto effettivamente quello che sta facendo gli sarà utile. Perché i ragazzi hanno una forte percezione oggi, si rendono conto che quello che fanno non, non lo porterà dove effettivamente deve andare. Perché noi pensiamo che i ragazzi non abbiano percezione no? così così vera di ciò che sta intorno a loro. In realtà io credo che i ragazzi hanno una percezione molto più grande rispetto a quella che a volte abbiamo tan tanto noi, noi adulti, perché loro in realtà sono perfettamente in grado di rendersi conto che quel tipo di scuola che gli chiede di fare quattro versioni di latino dall'oggi al domani o che gli chiede di fare 50 esercizi di fisica dall'oggi al domani, difficilmente gli permetterà di capire quali sono i suoi talenti e difficilmente lo aiuterà a capire come gestire per esempio delle problematiche. Questi ragazzi bisogna farli tornare nelle botteghe, bisogna aiutarli a scoprire insieme ai talenti come si risolvono i problemi, bisogna aiutarli da questo punto di vista, perché se io capisco come si risolve un problema, e ho compreso la modalità, lo schema che mi permette di risolvere quel problema lì, allora sarò in grado di risolvere N problemi, mille problemi nell'arco comunque della mia vita. Oggi abbiamo tanti ragazzi mentalizzati, no? Li definisco io, cosa vuol dire? Vuol dire che hanno veramente una grande cultura. Hanno tantissime lauree, spesso io faccio colloqui per trovare 17 educatori all'interno della mia struttura, ho fatto 430 colloqui dal vivo e spesso mi trovavo a parlare con insegnanti con più lauree, due o tre lauree, però persone che non avevano dal mio punto di vista quelle caratteristiche che dovrebbero essere fondamentali per poter insegnare, la passione la gioia, essere. Perché l'insegnante dal nostro punto di vista non è colui che indottrina e mette dentro la testa dei bambini qualcosa, ma l'insegnante deve essere un modello, un esempio, quindi lui deve prima essere dentro di sé. E direi che l'argomento interessa davvero tutti, se non altro, per l'evoluzione del mondo, perché davvero di quello stiamo parlando. Però questa è una metà della mela, quantomeno. Ce n'è un'altra metà che è abbastanza importante. Nell'evoluzione del bambino i genitori sono una, la famiglia, e, è un elemento molto importante. Roberta Cavallo, che, eh, ci terrei che ci illustrasse prima chi sei, cosa fai, e dopo la tua visione su questa su quest'altra metà della mela. Volentieri, buonasera a tutti. Sono Roberta Cavallo e eh, sono la fondatrice di Bimbi Veri, una società che si occupa di aiutare i genitori a crescere dei figli felici, sereni, evitando tutte le problematiche che riguardano il bambino, dal, dal capriccio al delirio, a quelle che riguardano il genitore che deve ricorrere a punizioni, manipolazioni e disperarsi perché la cosa più bella del mondo, cioè essere genitore, non riesce più a farla. Soprattutto la mia missione, quello di cui mi occupo veramente, che voglio fare, è aiutare i genitori, insomma, a trasmettere loro il libretto delle istruzioni. Per crescere i bambini, perché non è vero che non esiste, il libretto dell'istruzione esiste e sono i bambini stessi. Noi ci siamo disabituati, abbiamo, come diceva Mara, studiato tanto magari, ma ci siamo disabituati a guardare i bambini, guardare quello che fanno, guardare quello che a loro piace moltissimo, che potrebbe insegnarci tanto, tra cui la tecnologia, che adesso tra poco lo vediamo dato che questo è l'argomento. E quindi eh, il mio messaggio è non è difficile oggi, nel terzo millennio, con tutti questi spauracchi dal pericolo di quando esci fuori di casa alla tecnologia, allo studio. Non è difficile invece crescere dei bambini o crescere degli adolescenti, bisogna soltanto, eh, da un lato, avere le informazioni giuste. Quindi imparare che cosa davvero bisogna fare con i bambini di oggi che sono totalmente diversi da come eravamo noi quando eravamo bambini, da come erano i nostri genitori o i nostri nonni. E dall'altro l'invito per i genitori è quello di ritrovare la fiducia in se stessi, perché siamo tutti bravi e capaci a fare i genitori, dobbiamo soltanto ritrovare le, le giuste informazioni. Mara ci parlava della scuola, prima che un bambino arrivi a scuola, al di là che oggi per mille motivi un bambino viene già messo al nido molto piccolo, in verità prima di arrivare in una scuola davvero strutturata, che può essere la, la scuola elementare, attraversa 6-7 anni in cui vive nella famiglia, vive con la famiglia, all'interno della famiglia. Combinazione, questi primi 6-7 anni sono quelli fondamentali per poter creare all'interno del bambino un imprinting di tutte cose belle e positive, insomma, per far sbocciare il seme. Tutti i bambini di fatto sono, sono un seme. Se noi nei primi 6-7 anni diamo loro... Il giusto fertilizzante, tra virgolette, perché poi di fertilizzante non è che ne hanno tanto bisogno, però il giusto terreno la giusta acqua, il giusto sole, in verità i bambini riescono a sviluppare se stessi e iniziare a sviluppare quelle competenze che poi gli serviranno quando saranno grandi. E di questo in un altro, eh, in, con altri termini ne parliamo tutti i giorni, dai bambini e ragazzi che devono essere in grado di ascoltare le proprie emozioni, a bambini e ragazzi che devono imparare a, a costruire delle buone relazioni con gli altri, essere autonomi nel mondo del lavoro, imparare a risolvere i problemi. Cosa che eh, la scuola crede, per esempio, di fare con appunto dei, dei logaritmi da risolvere, delle espressioni o i classici problemi di, di matematica da risolvere, in verità i bambini non imparano il problem solving in questo modo. I bambini imparano il problem solving se tu li metti lontano dai banchi e li metti a fare delle cose pratiche, a fare delle cose concrete. Noi oggi questo in casa eh, non siamo più abituati a farlo. Perché viviamo nel sentito dire per cui se fai ti fai male. Quindi il coltello non lo puoi usare perché se usi il coltello ti fai male. Ok, mamma, quando è che potrò iniziare a imparare a usare questo coltello? Devo veramente aspettare di avere 18 anni? No, troviamo un modo per far sì che i bambini possano usare anche i coltelli senza farsi male. Piuttosto che eh, quante volte, e, e qua ci siamo veramente passati tutti, siete in casa a fare qualsiasi... Genere di cose, vostro figlio arriva con la classica frase anch'io, voglio farlo anch'io, voglio farlo anch'io. Mi insegni? A chi di voi è capitato? A me, sempre a esatto, sicuramente sì, perché i bambini sanno che imparano dall'esempio e dal veder fare, dal fare loro hanno bisogno di toccare. Noi oggi, un po' perché non abbiamo tempo, un po' perché è scomodo, un po' perché non sappiamo che davvero funziona così. Spesso e volentieri la, la classica cosa che esce fuori è aspetta, aspetta un attimo, adesso non è, non è, non è tempo, vai a giocare, dopo, poi e intanto il tempo passa. E, e un po' questo, questo tempo lo perdiamo. Vi siete mai chiesti perché ai bambini e ai ragazzi piacciono così tanto i videogiochi? Chi è che se l'è mai chiesto? Qualcuno sì. <ride> Tanti sì, soprattutto solo, solo due. figli. Solo eh? Secondo me mentono, e non credo che solo due persone. An anche secondo me, anche secondo ah, me. Ah, vedi che qualche mano in più si è Ce sta lo <ride> Ed è chiaro che è la prima domanda che ci facciamo, perché con tutto lo spauracchio che c'è di questa tecnologia che non si può usare, fa paura, ci sono dei pericoli beh, reali per cui i nostri bambini vanno tutelati. Però la, la, la prima domanda che ci facciamo è: ma che cosa gli piace così tanto? Perché quando arriva da scuola o appena un momento mi chiede il tablet, e mi chiede il telefonino e vuole accendere il computer? Perché? Perché? Perché non, eh, non posso metterlo a giocare con i cubetti come facevo io andare fuori nell'orto con il nonno. La prima risposta è semplice: perché i bambini non vedono più noi adulti fare queste cose. Quindi da un lato dovremmo essere noi per primi a ridimensionare o a utilizzare la tecnologia in una maniera molto più intelligente che non è quella di, di passare il tempo o andare a frugare eh, nelle pagine di, di amici e parenti, potremmo utilizzarla in una maniera più fruttuosa e accompagnare i nostri bambini a conoscere la natura delle cose, quindi la natura in sé dagli animali alla natura, però la tecnologia c'è e eh, non voglio spaventarvi però farà sempre più parte del nostro mondo e personalmente soprattutto per i bambini io sono felicissima di questo perché i vantaggi se la sappiamo usare bene sono davvero davvero tanti e ci tengo a spiegarvi perché i bambini amano così tanto i videogiochi e vorrebbero starci 20 ore della loro giornata piuttosto che stare con voi tante mamme mi dicono guarda Roberta per me il problema è che io la passeggiata gliela propongo la bicicletta gliela propongo, fare la torta insieme glielo propongo e lui o lei mi dice: No, io voglio giocare a Minecraft, voglio giocare a SimCity, voglio fare un'altra cosa. In verità, non so per quale strano motivo della vita, magari tu Alberto Giusti ehm, ce lo potrai spiegare: la tecnologia, il mondo dei videogiochi, per esempio, che è quello dei nostri ragazzi come YouTube, eccetera, hanno capito molto prima di noi come funzionano i bambini di oggi. E semplicemente utilizzano un linguaggio molto più comprensibile ai bambini di oggi rispetto al nostro. E mi sono scritta degli esempi mentre Mara parlava. Il videogioco, così come un video su YouTube, è tremendamente veloce. Come i bambini di oggi, che sono delle schegge. Quante volte al giorno un genitore che ha un bambino da un anno ai cinque anni gli dice: aspetta. Tantissime, se le no e aspetta, so, le, le, le diciamo miliardi di volte. Perché i bambini sono veloci, ancora prima che voi parliate, loro hanno già capito. Difatti, il problema della scuola è che eh, si annoiano. Perché si annoiano? Si annoiano perché spesso la lezione non è così allettante, non cavalca la velocità dei neuroni di un bambino. Il videogioco lo fa. Un video su YouTube di tre minuti ti spiega in tre minuti come fare quell'esperimento scientifico, tu sei felicissimo perché non ti sei annoiato, in tre minuti l'hai capito e sei ancora più felice perché da solo puoi metterti in casa, aiutato da un adulto, a farlo, a farlo nella pratica. Cosa che a volte, per esempio, appunto come vi dicevo prima, a casa lo impediamo e anche a scuola si fa fatica a fare. Oggi eh, per quanto ci impegniamo le lezioni alle elementari e alle medie sono ancora troppo statiche rispetto a quello che dovrebbe seguire la natura, la natura dei bambini. Oltre alla velocità, i bambini vivono per immagini. I bambini imparano guardando, loro fotografano, catturano delle immagini e memorizzano. Voi aprite un sussidiario di un bambino dalla terza alla quinta elementare, provate a guardare quante parole ci sono e quante immagini ci sono. Ci sono molte più parole che immagini. Ed è la stessa cosa che involontariamente facciamo noi genitori a casa: quante volte per insegnare le regole? Questo è un classico: ai bambini spieghiamo le cose. Per me è un classico, nel senso che tutti i giorni i genitori mi dicono: Roberta, gliel'ho detto milioni di volte. Alla milionesima è uno mi permetti che gli ho tirato uno sberlone? Me lo permetti? Perché a questo punto, se con mille parole non lo capisci, te le do e vediamo se lo capisci. Perché con mio padre e mio nonno funzionava così. Nemmeno quello funziona perché poi, infatti, continui a metterli in castigo, a punirli e, e la situazione non si risolve. Perché i bambini funzionano per immagini. L'immagine è anche quella cosa che io ti vedo mamma o papà mentre fai delle cose. Io voglio vedere il mondo attorno a me che si sviluppa, io lo guardo e capisco. Quindi, se tu vuoi insegnarmi le regole, fammi vedere le cose, non dirmi vai a lavarti i denti. Perché i denti si lavano e io non vado. Vai a lavarti i denti perché i denti si lavano e altrimenti dovrai andare dal dentista e non vado. Vai a lavarti i denti perché si lavano, altrimenti dovrai andare dal dentista e il dentista ti farà l'anestesia, e l'anestesia farà molto male. Perché userà una puntura. Quindi tentiamo il ricatto. La paura, non funziona. Mentre invece la maniera più semplice è quella di divertirsi insieme con i propri figli a lavarsi i denti. Se noi abbiamo una buona relazione con i bambini, i bambini non vedono l'ora di, di essere i nostri anatroccoli, quindi di seguirci e di fare le cose che facciamo noi, attraverso le immagini, cioè attraverso la vita che guardano attraverso i loro occhi. Quindi dobbiamo implementare, imparare dai videogiochi a implementare questo. C'è alt altri due motivi importantissimi che ho lasciato al fondo. Anche se quella dei videogiochi vi sembra una realtà virtuale, per i bambini così virtuale non è. I bambini e i ragazzi finalmente quando accedono a un videogioco hanno la possibilità di fare. Purtroppo il movimento magari è soltanto quello di un mouse, di un joystick o delle dita su un touchscreen, touch, touch ma in verità dentro se stessi loro finalmente fanno. Finalmente producono un qualcosa, vedono un risultato che è dato dal superamento di un livello, stelline, una casa che si costruisce, un treno che si riempie di materiali. Finalmente fanno. Posso garantirvi che, se noi facessimo della nostra scuola e anche della nostra famiglia, della nostra casa, tra virgolette un videogioco, i bambini avrebbero molta, molta meno voglia di attaccarsi a un dispositivo e fare tutto questo su un dispositivo perché è molto più divertente e più appagante farlo nella realtà. Quindi dobbiamo almeno in famiglia, e poi a Mara lasceremo il compito di farlo a scuola, integrare tutto questo. Dico solo una cosa che poi mi dimentico. E un'altra eh, un grande bellissima cosa dal mio punto di vista, per cui la tecnologia o il videogioco oggi è un insegnamento e a casa l'abbiamo perso: il fatto che si parla tanto di eh, autostima di bambini e ragazzi e di quanto l'autostima sia spesso presa a calci, quella dei bambini e dei ragazzi, per esempio a causa della competizione. I bambini sono tutti costretti a competere perché a scuola hai il voto, ma a casa, prima ancora di iniziare la scuola, a parte che spesso hai un genitore che quando arrivi, magari non ti chiede come stai, sei stanco, ti sei divertito, ti sei annoiato, ma ti chiede com'è andata, ti chiede il risultato. Qua mamma e figlia si guardano ma. <ride> Okay. Come è andata <ride> oggi a scuola? <ride> Come è andata? Cosa hai fatto? Niente. Esatto. Ma banalmente, guarda tuo fratello, lui mangia, tu non mangi, devi imparare da lui. Figlio Luca e Paolo, ah guarda Luca un santo, dove lo metti sta Paolo, un terremoto. Siamo cresciuti nella competizione, nel paragone. Il videogioco ti dà quella bellissima opportunità, almeno lì nella vita, di sospendere una cosa che non, che non porta da nessuna parte, che è quella della competizione con l'altro, ma di fare l'unica cosa sana che possiamo insegnare ai nostri figli a fare, ovvero a competere con noi stessi, soltanto con noi stessi per raggiungere dei risultati cioè per superarci sempre di più, imparare nuove competenze, raggiungere nuovi obiettivi. Se voi osservate, sapete che adesso sono di moda eh, quei videogiochi per cui non gioco soltanto davanti a uno schermo, ma con le cuffie mi collego a altri ragazzi della mia età, non solo i miei compagni di classe, ma addirittura in giro per il mondo, e gioco con loro a questo gioco. Se li osservate senza paura, perché io lo so che di solito li osservate così, perché dite no, io in quella camera non c'entro, chissà cosa ci sarà in questo schermo, con, con quanti si starà ammazzando, sarà un gioco di guerra e abbiamo paura. In verità, se affrontiamo questo mondo e magari ci facciamo qualche partita anche noi per capire come funziona. Vedete che quando questo gioco diventa collettivo non c'è la competizione. I ragazzi, e l'ho visto n volte per dire che non è così: i ragazzi imparano a collaborare, collaborano tra di loro. Quello che oggi, per esempio, a scuola non riescono a fare, si fanno venire mal di pancia, mal di testa, dobbiamo poi dargli le gocce perché non hanno il coraggio di andare la mattina a fare il compito in classe o a fare l'interrogazione. Quindi Paradossalmente questo mondo sempre più vicino ai bambini ci dà anche degli insegnamenti, degli spunti per come noi un pochino dovremmo tornare ad essere per favorire la loro crescita senza avere paura, perché fatto nel modo corretto paura non bisogna averne. Mara, volevi forse Sì, volevo integrare il discorso delle tecnologie, mi sentite, scusate, il discorso delle tecnologie collegato all'ambiente educativo. Allora, eh, l'ambiente educativo dovrebbe ricordarsi che proprio per i motivi che ha spiegato adesso Roberta, no? dovrebbe sfruttare la tecnologia, a mio parere, e non solo a mio parere, dai sette anni in poi, prima è decisamente presto. Oggi ehm, si parlava proprio con Tiziana Sacco, che è appunto questa ricercatrice del Dipartimento delle Neuroscienze di Torino con cui collaboriamo, con cui stiamo facendo tutta una serie di, eh, di raccolta dati per capire poi effettivamente qual è la risultanza no, del prodotto che stiamo mettendo in piedi. Ehm, quello che abbiamo visto e che sicuramente si può già confermare oggi è che esporre il bambino, ha più stimoli contemporaneamente nel momento in cui deve fare un percorso di conoscenza. Permette al bambino di acquisire l'informazione e acquisire il percorso di conoscenza meglio, in tempi più rapidi e in maniera permanente. Perché a livello encefalico si vanno ad accendere più aree corticali, nel momento in cui l'input non è soltanto orale, cioè quello che sto facendo io, che stiamo facendo noi con voi in questo momento, ma nel momento in cui ci sono immagini. Quindi io vedo un video, vedo il video nel frattempo potevo magari collaborare con un mio compagno che è seduto con me al, al banco, in quel momento lì io ho più stimoli da gestire, che in realtà potrebbe sembrare uno svantaggio, ma invece soprattutto per i ragazzi di oggi che sono già più stimolati di per sé, diventa un estremo vantaggio. Un esperimento che stiamo facendo con ottimi risultati in questo momento, è partito proprio da poche settimane, sono le video lezioni che facciamo con i ragazzi dalla terza elementare in poi. Abbiamo una struttura dove c'è un proiettore che è sempre acceso e i ragazzi, c'è un planning, possono partecipare a delle video lezioni che sono state ovviamente codificate e quindi sono assolutamente inerenti a, a ciò che, che vogliamo proporre ai nostri, ai nostri ragazzi in quel momento lì e i ragazzi possono usufruire di queste video lezioni in maniera assolutamente autonoma. Esempio, c'è una video lezione sugli antichi romani dalle 9 alle 10, i ragazzi sanno che possono eh, avere accesso a quello spazio dalle 9 alle 10 in maniera assolutamente autonoma. Ci si segna perché i posti sono limitati, sono 45. E soprattutto nessuno dice a un ragazzo di terza elementare che non può partecipare a una videolezione, magari sulle eh, muffe o sul genoma umano, che magari è una lezione in teoria aperta per ragazzi che hanno 13 o 14 anni. Perché? Perché se lui ritiene corretto partecipare a quella video lezione lì lo può fare in autonomia. Magari quel ragazzino lì ha già la capacità da quel punto di vista di acquisire delle informazioni. Anche perché il video lo diceva inizialmente, no? più stimoli, più stimoli, più livelli, più livelli. Più modalità di apprendimento. Quindi, io posso avere un bambino di otto anni che ha la parte logico-matematica molto più sviluppata rispetto, magari, ad altri compagni che magari invece sono più forti nelle parti, diciamo, nelle aree artistiche o nelle aree linguistiche. Questo non deve far pensare che un bambino sia più intelligente rispetto a un altro, sono modalità assolutamente differenti. La tecnologia, in questo, oggi ci può aiutare. L'elemento comune sia nel, nella spiegazione di Marra sia quella di Roberta era la parte esperienziale, la parte di fare le cose perché si impara in maniera diversa soltanto, rispetto a soltanto studiarla nei libri. Naturalmente, quando si intraprendono, si fanno cose nuove, c'è una componente di rischio, si può saperle fare, si può non saperle fare, c'è il rischio che vadano bene e che vadano male. E questa mi è l'occasione per presentare Andrea Visconti, che avrei piacere che si presentasse e presentasse la sua esperienza e come lui eh, tiene a presentare questo fattore rischio nella, nel suo quotidiano. Uh, buongiorno a tutti, intanto grazie a Alberto eh, per avermi invitato qui oggi perché è un tema, questo cui tengo veramente tanto, eh, tra l'altro mi sono anche preparato il gelato perché questa posizione dietro una cattedra mi fa sentire un po', un po troppo professore, non mi sento molto professore io, eh, per cui se a un certo punto mi vedete alzare è solo perché non ce la faccio più stare seduto dietro una cattedra, tra l'altro vedo un sacco di gente in fondo, si sono, sono quattro posti liberi, se volete invece che stare in piedi che dai ormai la, la crescita, lo sviluppo l'avete fatto potete venire qua la, se mi mettete per fuori dalla regia solo la, la, la presentazione ho preparato due immagini, a me piace parlare con immagini quindi mi sembra che aiuti un po' a, a capire allora intanto vabbè sono qui oggi per questa è la foto più intelligente che avevo cioè. <ride> eh, questa avevo quindi eh, sono qua oggi perché ho scritto e ho pubblicato un po' di tempo fa una video Fiaba in cui ho provato a spiegare ai miei figli del fallimento della mia startup. Avevo una startup che è fallita e ho sentito l'esigenza di spiegare ai miei figli questa cosa. Eh, poi ahimè questa fiaba è diventata virale, quindi adesso la gente mi chiama pensando che io sia un guru di qualcosa. In realtà sono questa persona che vedete in questa immagine. Eh, e poi perché da genitore di due bimbi di 4 anni e due e mezzo, e in realtà di una che mi nascerà. Se Dio vuole, a fine maggio eh, e, e da, da genitore che lavora nel mondo dell'innovazione e della tecnologia da diversi anni ho iniziato a pormi un po' il. Devo staccarmi? Eh vabbè, non sono abituato a parlare con queste robe, ho, non so più il. Mi sentite? Prova, sì, dai, ho iniziato a, a, senti, a, a percepire. Mh, due schieramenti che non mi convincevano cioè da un lato vedevo soprattutto i genitori dei, dei compagni dei miei, dei miei figli coloro al quali dicevano eh, che, che, che lasciavano il tablet ai figli pur di non, insomma, non essere eh, avete capito eh, oppure l'altro schieramento di chi invece ah no la tecnologia, no fino ai 18 anni eh, niente tecnologia perché fa male no? e poi loro tutto il giorno con quel cazzo di cellulare in mano invece che guardarsi scusa forse il cazzo non si poteva dire con quel cellulare in mano invece che guardarsi negli occhi e parlarsi, giocare, no? E quindi mi sono insomma, messo a studiare questo fenomeno e oggi insomma, cercherò di raccontarvi quelle poche cose che mi pare insomma, di aver capito anche grazie ai miei figli, vi, vi, vi riporto una piccola, un piccolo episodio che mi è successo quest'estate con mio figlio più grande, Filippo. In pratica lui viene da me a un certo punto e mi dice: Papà. Eh, facciamo un aeroplanino di carta io c'è cioè, panico totale cioè, ho provato a scavare nella, mente, nella memoria di come si fa un aeroplanino di carta e a un certo punto l'illuminazione cerchiamolo su youtube no? eh, ho trovato il tutorial del War Guinness Record del, dell'aeroplanino di carta e, e quindi siamo messi lì l'abbiamo fatto e, ovviamente nulla a che vedere col il Guinness World Record però volava e, insomma eravamo contenti tutti e due Verso la fine dell'estate lo vedo lì che prova a montare un gioco senza riuscirci. Viene da me e mi dice, papà, sei capace a montarlo? E io dico, Filippo, ma papà sa fare tutto, ovvio che lo so montare. E infatti non sono riuscito, e poi tra l'altro abbiamo scoperto che non sono riuscito perché mancava un pezzo, quindi abbiamo fatto il, il, coso su, il reso su Amazon. E, però, e, e, Due minuti dopo vedo che si alza e se ne va e dico, ecco, tre anni e ha già perso la speranza in suo papà. Invece lo vedo che torna con un iPad, me lo mette in mano e mi dice, papà, non sei capace, guardiamo un video su YouTube. <ride> allora lì ho capito che i nostri figli sono diversi da noi, cioè che la tecnologia li ha, ha resi diversi, cioè ha reso la, eh, il loro cervello diverso, ma il loro cuore no, cioè il loro cuore invece è rimasto uguale, infatti adesso anche eh, Roberta lo diceva, no? I bambini sono così da, da sempre, cioè il cuore dei nostri figli è così da sempre, sono cambiate le circostanze, ecco questo sì. Oggi è, è forse la vera sfida, no? è un po' più difficile per, per i genitori: fare ai propri figli una, eh, come si dice, una, una proposta che sia alla loro altezza, all'altezza no? anche del loro desiderio. Perché mentre magari per i, quando erano piccoli i miei genitori gli bastava pallortolare un giornale era la, la proposta migliore che potevano avere, oggi i nostri figli sono bombardati da proposte interessanti. Quindi riuscire a essere più interessanti del, no? de, de, delle offerte che hanno oggi è secondo me un po' la vera sfida: tant'è vero che eh, proprio perché loro sono fatti bene, sono, cioè il loro cuore è perfetto, così com'è cioè com il nostro, è così da, da miliardi di anni loro cercano la proposta migliore che hanno, per cui se in quel momento lì la proposta migliore che hanno è svaccarsi sul divano, loro si svaccano sul divano, eh, faccio una piccola provocazione, se la proposta migliore che hanno è drogarsi, loro si drogano e cazzo fanno bene perché è la, in quel momento lì loro ritengono che quella sia la proposta migliore che hanno per essere felici e non hanno evident evidentemente ancora magari la capacità di capire, no? E, e quindi se la proposta migliore che hanno è il cellulare o stare tutto il giorno davanti al computer loro lo fanno ed è giusto che sia così e quindi la vera sfida secondo me è, è fargli una proposta migliore del cellulare e, e i figli non vedono l'ora che noi gli facciamo una proposta migliore del cellulare tra l'altro anche questo lo stava dicendo Roberta prima perché questi sono Filippo e Riccardo sono i miei due bimbi Riccardo è ancora piccolino Filippo ogni tanto abbiamo un paio di giochini con cui giochiamo insieme da solo ancora no ma se io mentre lui gioca gli dico andiamo a giocare a palla cioè lui il telefono lo butta perché non gliene frega niente del telefono in paragone a giocare a calcio col papà poi eh, probabilmente crescendo fargli una proposta migliore al cellulare sarà più difficile però insomma non lo so ancora lo scoprirò solo vivendo però eh, insomma la, secondo me è un po' appunto, la vera sfida è, no, è riuscire a fargli una, una proposta più, più importante più bella al cellulare loro sono diversi da noi ma non è una colpa, cioè, non è colpa loro se lo sono diversi. E se noi gli facciamo percepire questa colpa: questo essere sbagliati, cioè loro percepiscono di essere sbagliati, se loro si sentono sbagliati, si, si ribellano a questo, no? Eh, cioè se, no, se non so come spiegarlo, cioè se, se loro sentono di, di essere sbagliati, eh, sì. c'è cioè un figlio non è. Non è un bambino, soprattutto piccolo, non ha la forza di reagire a un, a un no, sentirsi così, a un sentirsi sbagliato. Ma allora perché sono così attratti dalle tecnologie? Perché le mamme, o in questo caso i papà, pubblicano le foto dei bambini sui social no, prima ancora che nascano, cioè il pancione o addirittura l'ecografia, per cui la loro identità digitale nasce prima di loro. Eh, ed è uno dei motivi per cui loro sono così attratti dalle tecnologia ed è uno dei motivi per cui loro... Eh, sono diverse da noi, cioè il loro cervello è biologicamente diverso dal nostro. Non c'è tanto tempo di, di approfondirlo oggi, però eh, il terzo punto, ci no, sono alcuni studi che indicano che eh, la, la, la tecnologia, l'uso moderato evidentemente, non l'abuso di tecnologia, aumenta le connessioni sinaptiche, il consenso intellettivo, capacità di multitasking, di problem solving, eccetera. Eh, e poi tra l'altro permette di imparare per tentativi ed errori, che questa è un'altra cosa secondo me molto importante, cioè la tecnologia è paradossalmente più naturale e più umana che non i libri, perché l'uomo na nasce per imparare per tentativi ed errori, cioè quando i miei figli hanno imparato a camminare, immagino che valga più o meno per tutti, non è che gli abbiamo insegnato io e mia moglie a camminare, e, e né hanno letto il libro, ovviamente come imparare a camminare, hanno sentito un'esigenza e da quell'esigenza hanno cercato di capire come fare per, per rispondere a questa esigenza e facendo dei tentativi ed evidentemente degli errori, piano piano hanno imparato come si fa. E tra l'altro appunto dicevo ci sono diversi studi che dimostrano come la, la tecnologia, aumenta le connessioni sinaptiche, eh, ma anche la capacità di problem solving, di multitasking, eccetera, che sono capacità molto richieste oggi nel mondo del lavoro eh, per cui se noi gli vietiamo o non gli permettiamo di imparare nel modo corretto l'uso della tecnologia, li cioè facciamo crescere come dei disadattati che poi faranno fatica nel, nel lavoro e nella vita. No? Ma allora la, la domanda che c'è un po' no, nel, nel tema di oggi, ma la tecnologia fa bene o, o fa male? Ho messo questa foto di, di Simpson, io sono un appassionato di Simpson, eh, di, del dottor Iber che eh, no, ribalto la, la, la domanda, ma eh, i broccoli fanno bene o fanno male? Questo io sinceramente non lo so, ma quello che so è che se mangi i broccoli a colazione, pranzo, e cena, quantomeno passi la notte al bagno. E qui c'è una bellissima... GIF, perché noi, noi siamo nativi digitali, quindi amiamo le GIF. Un'altra morte causata dai broccoli, vabbè, scusate, era una cazzata. Eh, eh, um, fa bene o fa male? Non lo so, eh, ma a me non piace ragionare nel che male fa. Ma che bene fa? Cioè io non è che faccio le cose o faccio fare ai miei figli le cose che, che non gli facciano male chi se ne frega, cioè gli faccio le fare le cose, o cerco di fare per me le cose che facciano bene. Che è un po' il motivo per cui ho fatto questa, eh, questa video fiaba, no? Che tra l'altro Alberto non ha ancora detto, quindi vi do uno scoop, poi dopo ve la spieghiamo bene. Un li queste video fiabe diventeranno un libro, poi a voi piace piacciono gli scoop, così ve l'ho detto, poi dopo vi spieghiamo bene. E quindi appunto mi, mi, io preferisco ragionare con un che bene fa, non con un ma sì, che male fa. Perché la tecnologia è un po' come... Uno, lo spazzolone del water, no? cioè, se tu lo spazzolone del water lo usi, inizia a non farci più stare seduto, allora se tu lo spazzolone del water, chiedo scusa al cameraman che mi deve seguire, lo usi per lavarti i denti, cioè fa schifo, okay? cioè <ride> ci cioè, fa male, no? è esatto nel, nel, modo, nel, nel modo sbagliato, se invece lo usi per lo scopo per cui è nato, per cui è fatto, può salvarti la vita adesso mi viene l'esempio banale no? a casa dei genitori della tua fidanzata o a casa del tuo capo se lo usi in maniera corretta a volte può effettivamente salvarti la vita no? che la tecnologia è, un po', un po uno, st è uno strumento no? un po' come le, ad esempio non so, ne parlavamo prima a pranzo no? se tu non daresti mai a tuo figlio almeno credo le forbici senza insegnare come, fa come fare usare le qualcuno darebbe al proprio figlio le forbici senza avergli insegnato come usarle Ok, noi ha alzato la mano, quindi cioè, cosa fai? Prima gli fai vedere che cosa si può fare con le forbici, no? gli fai vedere che si possono tagliare delle forme, eccetera, dopodiché eh, gliele dai, lo affianchi, e poi, dopo, terzo passaggio, gliele fai, gliele fai usare da solo. Ma non è che gliele lasci lì, cioè, lo, è uno strumento, è come gli tutti gli strumenti vanno, vanno insegnati. Qual è il problema? Che con le forbici, noi siamo, ci sentiamo in grado di insegnare a usare lo strumento perché lo conosciamo bene. Mentre la tecnologia non la conosciamo e quindi facciamo fatica a, a metterci a insegnare a nostro figlio come avere un approccio corretto alla tecnologia perché non la conosciamo. E quindi, quindi bisogna studiare, bisogna studiarla perché eh, se, noi non, cioè, se non studiamo la, la tecnologia, eh, quindi non studiamo i linguaggi che parlano i nostri figli oggi, non riusciamo a comunicare con loro. No, eh, questa è una, è una slide di una delle mie fiabe no? c'è una questione di comunicazione eh, queste, per, perché faccio, ho fatto questa fiaba e adesso sto facendo altre fiabe perché mi sembrano un buono strumento di comunicazione no? un buon modo per, per parlare con i bambini perché la fiaba è, no? è il, il formato di, di, di comunicazione dei, dei bambini però una, via, una fiaba digitale, un video sui social, perché loro sono nativi digitali, no? E quindi ovviamente la, la fiaba sui social. E poi perché eh, se non riesci a comunicare con tuo figlio, cioè, cioè se separate due lingue diverse e non riesci a comunicare con tuo figlio, non lo, non puoi, cioè se non puoi, non puoi comunicare non puoi educare. Però educare non significa voler cambiare l'altro, cioè educare non vuol dire plasmare tuo figlio come lo vuoi tu. Perché, se di nuovo lui si sente misurato. Come è andata oggi a scuola, cioè, la prima cosa, non come stai? No. Come è andata oggi, cioè, lui si sente misurato e come. Cioè, se tu dici a tuo figlio, eh, devi studiare la matematica perché fa bene, non devi. Scusate, io cammino, non ce la faccio più a asserfare. Non sono abituato a stare dietro una scrivania, non sono un professore. Devi studiare la matematica perché fa bene, non devi, non devi stare tutto il giorno al computer perché fa male. Quello ti guarda e ti dice, cosa ti dice? Ma che cazzo vuoi? Ma studiate da te la matematica, perché devo studiare la matematica? Cioè se tu parti da voler cambiare, no, 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 no. ho visto un minorenne, penso minorenne, minorenne? Se tua mamma ti dice, studia la matematica perché fa bene, non stare tutto il giorno col telefono perché fa male, tu che cosa le rispondi? Come ti chiami? Cecilia. Cosa le rispondi? Ok, ma. Ah, non è vero, perché c'è la mamma qua, non ti credo. No, ti ribelli, ti ribelli. E fai bene a ribellarti perché va contro la tua libertà, perché, perché giustamente noi ti dici: ma studiate la teoria, ma adesso la mamma mi ammazza perché da domani non potrà più dire cosa fare. Se invece tu parti da voler bene a tuo figlio per quello che è. Per, per, compresi i suoi difetti compreso il suo essere fannullone compreso, tornando all'esempio un po' provocatore di prima col suo essere drogato anche nei casi più estremi se tu parti da volergli bene così com'è allora lui è, è più facile più probabile che avrà poi magari anche la forza di provare a cambiare e, e correggere quello che deve correggere adesso voglio fare un piccolo gioco, come ti chiami? Nicola ah, Nicola vieni un attimo a me, lascia la tua moglie, il tuo compagno, non so chi sia tutti i tuoi amenicoli tecnologici allora Nicola ha detto allora, voglio fare un piccolo giochino, però mi devi fare un favore, ti devi lavare questa camicia perché non va bene. Cioè. E no, non va bene. Non fa cagare Cioè, siete d'accordo che fa cagare questa camicia. Dai, una camicia di perdo. Poi, tra l'altro, questi jeans i jeans sono passati di moda. No, poi parlo io che ho una cri. No, una... no, scherzo, no, perché ti ho detto questa cosa? Perché era, era un piccolo esempio per provare a provocatorio, per provare. Eh, no, perché se tu ti, ti dici, cioè, adesso magari la mamma adesso la figlia si veste ancora bene. Io l'ho visto in qualche... Io non tanto, qualche mio compagno che ha avuto il periodo un po' no, di vestirsi, un po' strano. E il genitore cosa fa? Con tutti i sacrifici che ho fatto per tirarti su dritto, no? per comprarti vestiti... Perché ti vesti così di merda? Ecco, se tu dal tuo figlio provi a... dirgli che cosa deve fare, togliti questa camicia perché fa cagare, o fatti crescere i capelli... No, nel senso, no scherzo. <ride> o tagliati i capelli di merda. Cioè lui si ribella perché sta cosa va contro la sua libertà, se tu invece lo, lo, gli vuoi bene per quello che è, compresa la sua camicia di merda, eh, perché poi il figlio c'ha magari anche la fase della camicia di merda, allora lui appunto, più probabilmente riuscirà anche a, insomma, a cambiare i suoi vestiti di merda. Mi devo muovere? Sì. Allora, no, <ride> grazie. Il problema è... puoi tornare a posto. Facciamo, Nicola, facciamo un applauso a Nicola, che si è prestato, poverino. <ride> Il problema è che cosa fai tu per dimostrare a tuo figlio che gli vuoi bene? Gli dici ti voglio bene. Peccato che è come se noi mandassimo un messaggio su WhatsApp ai nostri figli. Noi sappiamo che il nostro amico Mark Zuckerberg, eccolo qua, legge i nostri messaggi, lo sappiamo tutti noi che lui legge i messaggi, e quindi noi scriviamo ti voglio bene. E in realtà Mark che legge e poi modifica fa arrivare un messaggio diverso, no, con tutti i sacrifici. Quanto ti vorrei più bene di così se tu andassi bene a scuola, ti vestissi bene, la smettessi di usare sto cavolo di computer. E quindi il figlio cosa fa? si sente giudicato, si sente misurato, e quindi si ribella. Eh, che questo non significa, tra l'altro, eh, non eh, sgridarlo mai o non essere severo. Anzi, ogni tanto due schiaffoni ci stanno anche. Però anche su questo attenzione, perché ad esempio io mi, mi, mi sono accorto l'altro giorno vi racconto questo piccolo esempio, poi chiudo. Scusate, che sono tornato a casa alle, alle, a cena alle 8 e i miei figli si erano appena seduti a tavola con mia moglie. Mi siedo a tavola con loro e gli chiedo come state prima e che cosa hanno fatto, come è stata la giornata. E dopo un po', mia moglie mi dice che Filippo, il più grande, mi ha rotto la cassa dell'own cinema, dell'impianto antietro. Giusto per darvi un riferimento, quando ci siamo sposati abbiamo, ci siamo concessi due cose: l'aria condizionata, perché senza l'aria condizionata non si può e un proiettore con l'impianto della bose, insomma, abbiamo, abbiamo speso un po' di soldi su sta roba e, e quindi io ci tengo tantissimo, no? e a tal punto che la donna di polizia ha il divieto di spolverarle, perché se no me le rovina e me le spolvero da solo. E quindi il fatto che Filippo mi avesse rotto la cassa significava che mi ha disobbedito. E io mi sono incazzato tantissimo, cioè, gli ho detto, lo sai che ci tengo tantissimo a sta roba, è costata un sacco di soldi. Ecco, quando gli ho detto che è costata un sacco di soldi, lui è scoppiato in un pianto disperato, ma disperato. Cioè non riusciva più a smettere di piangere e non riusciva neanche più proprio a respirare. Poi grazie a mia moglie, eh, sante mogli, meno male che ci sono, eh, ho capito che lui, che cosa, che cosa era scattato in lui. Cioè lui si era sentito valutato. Cioè che io lo stessi paragonando e valutando come una cosa, qui tengo e che è costata un sacco, quindi non è una roba da niente, ma valutato come una roba che ha un valore limitato. E quindi l'unica cosa insomma, che so, mi sono sentito di dirgli in quel momento è stata, mi hai disubbidito? perché se no non l'avresti rotta, ma tu vali di più, tu vali di più di quella roba lì, di quell'impianto lì. E quando gli ho detto questa roba, insomma, il suo sorriso è tornato abbastanza a risplendere. E concludo eh, dicendogli, vabbè, eh, taglio un po', no? Che, che se... Eh, ecco, volevo farvi solo vedere, questo video dura 20 secondi, perché eh, ho, mh, ho capito questa cosa, no? Ad esempio, se, se tu appunto, gli, parti dal volergli bene, lui accetterà anche più, lui e lei accetterà anche più volentieri quando tu gli dirai adesso spegni quel cazzo di computer e vieni a tavola, oppure quando mangiamo il telefono non lo porti, perché te lo dico io? Perché ci guardiamo in faccia e ci parliamo, no, se invece tu provi a cambiarlo lui si ribella, sta roba non l'accetta, almeno insomma questo è quello che mi sembra di aver capito, e, poi però a tavola il telefono non lo devi avere, neanche tu, perché se no lui dice... Cioè, si sente tradito e dice scusa ma aspetta un attimo io no e tu, e tu sì perché faccio vedere solo questo video che, che fa capire eh, insomma, il, che i nostri figli ci guardano. No, vi siete mai chiesti cioè, avete, qualcuno ha, se, ha mai notato che i figli ci guardano sì no no io ho capito scusami Alberto un minuto è finito davvero no perché questa roba secondo me era divertente eh, durava 20 secondi fallo che fallo partire dai secondo me è meglio di delle parole vai No, volevo solo, per far capire il video, io ho capito che i nostri figli ci guardano in sala parto, cioè quando mi hanno ficcato in braccio questo esseri, esserino di 4,5 kg, quindi mia moglie non direbbe esserino, no, fragile, indifeso, e questo mi ha piazzato gli occhi addosso, ma mi ha proprio piazzato, cioè me lo ricordo, questi occhioni blu me li sono visti proprio, e, e, e ho percepito come se mi stesse dicendo, papà tu mi hai voluto tantissimo, mi hai desiderato, mi hai cercato, io ora sono qua, e voglio che tu mi dimostri, che il fatto che io sia qua però ne valga la pena veramente. Cioè non voglio che me lo dici, voglio che me lo fai vedere. Quindi io ti piazzo gli occhi addosso e voglio che tu me lo dimostri. E questo video, insomma, credo che lo dimostri abbastanza. Okay. Spero si senta. Algunosi devo fare anche. Non posso fare ogni cosa lavorare, Non posso mettere le luci. Ma poi per ogni cosa. Hai capito? Domani? Andare. Quelle sono andare. le cuffie dell'iPhone. Non posso. I miei uomini devono andare via e eh, non posso, non posso eh. Ti togli le cuffie come papi, com'è? I eh, miei uomini devo andare via al lavoro e eh, lavorare e eh, non posso. Cioè lui in pratica ha fatto come quello che faccio io, cioè ha preso il computer, il telefono, la valigetta, che, la lavagnetta che lui usa con le 24 ore, le cuffiette dell'Apple, mi sembra evidente che insomma i nostri figli guardano. Infatti vorrei concludere, co così eh, lascio poi la parola, con un piccolo augurio, che è quello di non avere il problema della tecnologia e non avere il problema neanche dell'educazione, ma solo un problema, cioè quello di essere felici voi e certi che valga la pena mettere i figli al mondo e che valeva la pena per voi venire al mondo. Perché al figlio, almeno a mio figlio, io mi sono accorto basta e avanza questo. Grazie. Ne approfittiamo alla per concludere. E volevo avere da Mara un, um, un flash su um, quello che è adesso il progetto, cioè qualche numero di che cosa si sta facendo, ma davvero un minuto, e soprattutto la progettualità, cioè qual è il futuro, ma di un altro minuto. Intanto se riusciamo a proiettare sull'altro computer le, le pagine della progettualità. La stessa cosa naturalmente poi voglio chiedere a Roberta. Sì. Allora, quest'anno siamo partiti con questo progetto pilota, il 4 settembre, anzi l'anno scorso, concluderemo il 30 giugno con 112 famiglie, al momento ospitiamo una comunità di circa 500 persone tra bambini, genitori e persone che ruotano intorno ai nostri bimbi. Volutamente non siamo arrivati a massima capienza, che per la nostra struttura significa 150 eh, bimbi. Abbiamo già raggiunto oggi, ad oggi, eh, la massima capienza, quindi a settembre del prossimo anno, settembre 2018, il prossimo anno ehm, curriculare, diciamo, scolastico, avremo 150 bambini all'interno della nostra struttura. E il progetto sarà seguito e implementato ancora di più con. Eh, Tiziana Sacco, appunto del Dipartimento delle Neuroscienze di Torino e Fabrizio Bertolino, invece che è professore all'Università della Valle d'Aosta Pedagogia. E quindi con loro eh, seguiremo il progetto in maniera capillare per capire come poi esportarlo eventualmente a, ad altri. A settembre 2019 partiamo invece col progetto legato, come vi dicevo, alle superiori. Io, io intanto, per... Alberto, scusa. Passo in giro a vedere che stiano lasciando la mail, dovete lasciare la mail, no, perché non l'abbiamo fatto spiegare forse bene. Stiamo facendo due replicare. campagne, stiamo raccogliendo gli indirizzi mail di chi vuole rimanere informato su questi due progetti, quindi chi è interessato ovviamente adesso non vi veniamo a soccerare, però può lasciare l'indirizzo email e adesso invece faccio il professore che guarda che voi stiate davvero segnandovi gli indirizzi mail su queste due campagne. Per replicare. Per replicare, scusatemi, per replicare, scusate, dopo dopo siamo a disposizione, stiamo chiudendo, stiamo studiando, stiamo, stiamo chiudendo, scusami. Vengo, vengo volentieri dopo a confrontare. Eh, per replicare il progetto, in realtà, quello che stiamo facendo è stiamo dando all'interno di due campagne di crowdfunding il nuovo il, il modello, perché questa cosa qua in questo momento ha un centinaio di strutture che vogliono aprirsi in Italia, e quindi ci sono una serie di strutture che vogliono il modello per, per le scuole, per gli insegnanti, e la stessa cosa lo stiamo facendo per i genitori, quindi c'è una campagna che. Questo stesso modello lo va a replicare per misurarlo in tutta Italia insieme a cinque università che stanno seguendo sul progetto. Dall'altra parte, la stessa cosa invece sulla cultura del fallimento che stiamo facendo, che, che, che ha fatto Andrea, la stiamo facendo su, eh, su un libro dove facciamo 100 fiabe dei 100 fallimenti più importanti al mondo, che è per insegnare ai bambini che. La cultura del fallimento aiuta a poter fallire. Se puoi fallire puoi assumerti il rischio di fare una cosa nuova e innovativa e da lì nascono le prossime cose. Grazie mille. No, sono con cinque università in questo momento ma sono a disposizione. Grazie. Grazie. Arrivederci. Funziona. Prova. No, no, devi accendere. Eccolo. Prova, prova. Appunto. Buonasera a tutti, quanta bella gente. Federico, da quando si è sparsa la voce che tu sei stato definito dal Financial Times is the capo di tutti i capi of mafia studies? Quindi il capo dei capi degli studiosi della mafia, non della mafia, cerchiamo di evitare equivoci, c'è appunto un grande interesse. Allora, io sono Giancarlo De Cataldo, buonasera, è la seconda volta che ci vediamo oggi. Lui è Federico Varese, ci ha appena raggiunto dalla prestigiosa università di. Dov'è la tua università inglese? Oxford. Oxford. Però, Federico, in realtà, è italianissimo e di Ferrara. E ha fatto il giro del mondo della mafia. Allora io ho un tributo di riconoscenza nei confronti di Federico Varese, che è uno di quegli studiosi che diciamo, aprono delle strade. Per esempio, io gli devo l'apertura di tutto il mio, tutto un filone di ricerca su Bitcoin, sul Deep Web. Ricordo un incontro a Roma in cui lui ci parlava di queste. Diciamo, di questa circolazione di impulsi criminali, anche di attività criminali attraverso la rete parallela, la rete occulta, eccetera, eravamo io e un altro amico e scrittore piuttosto scettici, ti ricordi? E lui diceva, ma guarda che effettivamente questa cosa esiste, era in anticipo, era avanti, credo che questo dipenda dalla sua forma mentis di studioso estremamente attento, non so se quanti lo sanno, ma insomma Federico ha elaborato una specie di decalogo di come un osservatore della realtà, nella fattispecie un osservatore della realtà criminale, debba comportarsi quando sta raccontando questa realtà, che è esattamente quello che fa Federico Varese in Vite di Mafia. Allora, che cos'è questo libro? Non è un saggio sulla Mafia. È il racconto di alcuni aspetti della vita di organizzazioni criminali di tutto il mondo, dai russi agli italiani ai giapponesi, colti attraverso alcuni eh, momenti nei quali Federico ha cercato di elaborare una specie di teoria generale dell'essere mafioso, dell'individuo mafioso, che viene quindi... Eh, analizzato attraverso eh, le sue attività di lavoro, la nascita, come si diventa mafiosi, come lavora un mafioso, come gestisce gli affari un mafioso, che cosa ne fa del denaro un mafioso, che cos'è l'amore per un mafioso, capitolo assolutamente straordinario nel di questo libro, che cos'è la rappresentazione che dà un mafioso di se stesso e della mafia, l'immagine di sé, quindi l'auto rappresentazione della mafia, cos'è la politica per un mafioso, come muore un mafioso e come si alimenta post mortem il mito della mafia. Insomma, è una ricerca che ha dei profili estremamente originali per due motivi fondamentali. Dal punto di vista Culturale in generale, è un po' per un criminologo quello che fece Cesare Lombroso verso, negli ultimi anni dell'Ottocento quando per la prima volta spostò l'attenzione dal reato, dal delitto al delinquente, all'autore del reato. Cioè Lombroso andò in carcere, cominciò prima a studiare i graffiti, poi le lettere, poi i tatuaggi dei carcerati e infine lui e gli altri della scuola positiva andarono a conoscere questo universo sconosciuto del delinquente. Oggi è un universo invece estremamente conosciuto, molto raccontato, tante volte raccontato, drammatizzato, esaltato persino, mi ci metto anch'io, no? il famoso, eh, famoso ricorrente discorso, ma come voi, fate trasformate, voi trasformate dei delinquenti in eroi, eccetera, eccetera. Ecco. Ma fatalmente, anche quando stai facendo un lavoro di stampo saggistico, e questo è il secondo aspetto dell'originalità di questa ricerca, se hai la capacità di narrare, ne viene fuori un grande libro narrativo. E questo è un grande saggio narrativo, nel senso che lo può leggere anche chi non ha fatto degli studi particolari di ambito eh, mafioso, di ambito di criminalità, perché racconta delle storie. Racconta delle storie vere e le racconta senza mai nascondere i momenti in cui l'autore entra nella storia, proietta la propria soggettività, per esempio quando incontra un mafioso e quando il mafioso si apre con lui, gli racconta dei pezzi della sua vita e anche quando nel raccontare dei pezzi della sua vita sta mentendo. E questa è una cosa che Federico è perfettamente in grado di cogliere e di, e di disseminare, di raccontare e disseminare in questo libro. La prima cosa che voglio chiederti Federico è se mh, questa tua eh, capacità narrativa, che eh, insomma, ricorre anche nei libri precedenti, io ricordo che ci conoscemmo ai tempi di Mafia in Movimento, che era, eh, il primo, eh, diciamo, era un libro che lanciava alcune verità paradossali, cioè il modello mafioso si sì, si esporta, le mafie sì si muovono, però nello stesso tempo restano sempre mafie stabili, mafie stanziali, radicate ciascuna sul suo territorio. Io vorrei chiederti se questa tua in, innegabile, indiscutibile capacità narrativa, questa forza nel, 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 nel descrivere ritratti, nello sbozzare ritratti di criminali, ti deriva un po' dal fatto di essere uno studioso che sta a metà tra il pensiero italiano e quello anglosassone. Perché io, per quanto ne sappia... Eh, diciamo un'operazione come questa fatta da un accademico italiano sarebbe immediatamente fucilata soggetta alla critica e direbbero ma non è un lavoro serio dal punto di vista storico è vero questo sì innanzitutto grazie di questa splendida introduzione e per essere venuti sia a sentire me che, che Giancarlo ma quello che volevo fare in questo libro era cercare di, eh, di capire cosa quando un mafioso si guarda allo specchio, cosa vede? Cioè cercare di capire cosa il mafioso vede di se stesso, cosa crede di essere, di capire la sua personalità, nelle sue anche piccolezze, meschinità, semplicità e anche nella sua crudeltà. E quindi un tentativo di ricostruire eh, le persone che stanno dietro i grandi crimini. E spesso, ehm, anche giustamente, noi eh, identifichiamo la mafia come un oggetto unitario e e da combattere, però spesso non andiamo poi a vedere chi ci sta dietro questi, questi grandi nomi, le persone che vivono costantemente nella, nel contesti mafiosi, chi sono, come nascono. Eh, e la motivazione di questo libro nasce da un incontro che io feci tanti anni fa. Quando uh, avevo deciso di fare il mio, la mia tesi dottorato, poi arrivo alla domanda, eh? questa è una, è una lunga prefazione. Um, negli anni 90 uh, ero appunto un giovane laureato, come penso ci siano molti qua, eh, ed ero assolutamente affascinato da una trasformazione sociale che avveniva in quegli anni in, in Unione Sovietica e in quella che era poi che diventerà la Russia post-sovietica. Ed era un momento per me straordinario perché volevo assolutamente vedere come questa. Società si sarebbe cambiata con la fine. Dell'economia pianificata, l'arrivo della democrazia e l'arrivo dell'economia di mercato, cioè l'arrivo del capitalismo. In un qualche modo ho pensato: questo è l'unico momento nella mia vita in cui posso osservare questa grande trasformazione. Quindi vado in Russia negli anni '90, vivo lì per un anno, poi sono tornato regolarmente. Incontro appunto in, durante il lavoro sul campo questo boss della mafia di Perm, che era la città dove facevo lavoro sul campo. Ed è un incontro che non ho mai raccontato prima, che non ho raccontato neanche nella mia Tesi di dottorato, ehm, che per fortuna passò e diventò una tesi accademica, che poi produsse un libro che si chiama La Mafia Russa. Ecco, questa era la motivazione originale per scrivere questo libro: raccontare cose che non avevo mai raccontato nel corso della mia carriera accademica e raccontare, vengo alla tua domanda, in maniera il più possibile narrativa e quindi mettere me stesso all'interno di queste storie e far capire come come uno studioso come me arriva. A incontrare queste persone. Io penso che se uno studia la mafia non possa studiarla stando a tavolino. C'è un grande scrittore inglese che dice: i crimini intellettuali peggiori sono commessi da coloro che stanno sempre seduti in una scrivania. Cioè, chi fa lavoro di questo tipo certo deve usare i dati, eh, però deve anche viaggiare e deve andare a conoscere queste persone. E quindi, in un qualche modo, la dimensione narrativa del viaggio è in inevitabile. E come dici tu, e vengo alla tua domanda dopo questa breve introduzione, certamente vi è una tradizione anglosassone di eh, narrativa che non c'è nell'Accademia italiana. E quindi, forse hai ragione, è più facile fare questo tipo di libri eh, stando, stando fuori. Proprio l'altro giorno stavamo com commemorando l'opera di, eh, di un giovane scrittore italiano che si chiama Leo Grande, che scriveva anche lui libri di questo tipo, cioè narrativi sulle migrazioni. e io stesso dicevo che un uno scrittore di questo tipo non avrebbe mai avuto un posto all'università in Italia, cioè la cosa... Che un po' dispiace del sistema accademico universitario italiano è che non ti dà spazio per fare opere di questo tipo che rimangono comunque scientifiche, nel senso che il mio libro è basato assolutamente su dati e su eh, tutto è verificabile. Però c'è un elemento narrativo che spero renda anche più leggibile. Siamo in un festival di giornalismo, Roberto. Io mh, sì, Roberto vediamo. <ride> Eh, il diavolo ci mette lo sempre il lapsus è indicativo. Perché la domanda che volevo farti diciamo, lambisce questo grande filone narrativo che diciamo, è diventato di eh, diciamo, popolare proprio con gomorra di Roberto Saviano, cioè un eh, racconto del fatto in cui a un certo punto fa irruzione la soggettività dell'autore. Allora tu Cosa ci hai messo? Hai detto il viaggio, hai detto l'incontro, cioè, ma come hai gestito questo rapporto nel tuo libro? Vorrei che io, cioè, io lo so, ma insomma, vorrei che lo spiegassi a, a, a chi non l'ha ancora letto. Sì, per esempio uh, questo incontro, sì, eh, Gomorra appunto ha quel grande merito di, uh, di avere la soggettività del, uh, de dello scrittore. Nel mio caso c'è la mia soggettività, cioè c'è il mio viaggiare e vedere luoghi e poi però c'è anche, anche il raccontare l'altro da me. Cioè, io non è che racconto me stesso e basta in questo libro, voglio raccontare le persone che incontro. Quindi, secondo me, è uno dei, dei criteri fondamentali per scrivere libri di questo tipo, cioè appunto a cavallo tra il giornalismo e, e il saggio, è proprio quello di eh, dire chi sei tu, da dove vieni e come ti collochi all'interno del mondo, se sei bianco, nero, uomo, donna, eccetera. Puoi però avere la curiosità per il mondo esterno, quindi non raccontare solo te stesso e la tua vita personale e eh, ovviamente non mentire, raccontare in maniera precisa quello che incontri e, e anche non... Uh, non uh, trovare un'equivalenza un tra le persone che incontri cioè è ovvio che io in, chi fa questo tipo di lavoro incontra sia delle vittime che dei carnefici e non è che puoi avere un'equidistanza totale tra vittime e carnefice c'è cioè, una, bellissima, una bellissima canzone mi sembra degli operai americani che dice da che parte stai no? which side are you on cioè è ovvio che chi si occupa di mafia o di criminalità o di migranti lo fa perché ha un senso civico, un senso di battaglia Civile per raccontare delle, delle tragedie, quindi non è che ci può essere l'equivalenza, però non di meno devi anche avere il rispetto delle persone che incontri. Quindi, un modo in cui io ho gestito gli incontri con questi criminali, questi mafiosi russi soprattutto, era di ad esempio non mentire mai a loro, cioè dire sempre chi ero, cosa facevo, ehm, dire che avrei poi scritto una cosa pubblica. Uh, concordare delle, de, de, degli accordi, per esempio, mi è stato sempre chiesto di non pubblicare mai i miei libri in russo, uh, non pagare mai, non dare mai soldi a nessuno. E in un qualche modo essere, essere attenti e, e ascoltare quello che avevano da dire genuinamente interessato. Si può raccontare, perché questo è un tema molto caldo: non si può raccontare per conoscere o raccontare per. Per acquisire informazioni e ricostruire la storia, un qualunque segmento della storia, quando c'è un rapporto tra vittime e carnefici, evitando di dare la parola ai carnefici, è possibile farlo? È possibile un racconto che diciamo, faccia calare la damnazio memoria nei confronti di chi ha fatto il male, come scelta proprio politica, ideologica e anche di conoscenza. Sì, secondo me eh, ovviamente la domanda è molto complessa e non credo di poter rispondere io in maniera definitiva a questa domanda. E che ovviamente è una domanda che poi implica poi narrare l'olocausto, ci cioè sono tante altre cose. La, secondo me è possibile perché solo con la conoscenza, solamente conoscendo le persone che hanno fatto del male, puoi, puoi combatterle. Se tu non le narri nel loro, nella loro umanità, quindi umanità e anche meschinità e semplicità, eh, poi ne costruisci un'immagine falsata. E quindi la vera battaglia contro il mare parte dalla conoscenza di chi fa il mare, di come l'ha fatto e poi anche di come ci è arrivato. Io poi sono un sociologo di, di formazione, quindi penso che vi sono sia delle scelte personali ma anche delle situazioni strutturali che producono ad esempio l'emergere delle mafie. E quindi eh, bisogna secondo me narrare eh, per conoscere e solo dopo che si... È conosciuto si può uh, combattere. C'è un'altra frase che mi piace molto: che dice: l'importanza del capire viene prima del credere, del combattere. Prima bisogna capire e poi si può, si può combattere. Eh, bisogna dare la parola a queste persone per capire cos cosa loro pensano di se stesse e per poi analizzare criticamente. Nel caso specifico dei mafiosi, tanto per fare un esempio: questo è un mafioso che ho conosciuto abbastanza bene, di cui poi vi parlerò dopo se vi interessa. Lui non si considerava un criminale, ad esempio. Si considerava una persona che, nel contesto della frammentazione dell'Unione Sovietica, in cui non vi era più uno Stato, in cui i diritti di proprietà erano completamente sterminati. Non li potevi gestire, perché lo Stato non c'era per difendere i diritti di proprietà, lui si considerava un, una persona che governava la comunità ed era anche molto religioso. E quindi capire che loro si pongono non come dei criminali semplici, ma come dei ehm, produttori di un ordine sociale, quello è importante perché poi capisci perché in questo contesto paradossale possono avere un discreto successo, perché c'è un disordine totale. Beh, Giuseppe Guido lo Schiavo, che fu procuratore generale della Cassazione, che ispirò eh, alcuni dei suoi libri, un famoso film di Pietro Germi negli anni cioè. 50, tesse l'elogio di Don Calovizzini come uomo d'ordine. Don Calovizzini era stato il sindaco imposto dagli americani in questo piccolo comune di Villalba all'indomani della liberazione della Sicilia, ed era esponente della mafia, no? era chiaramente un esponente di quella che allora si chiamava Alta Mafia. Quindi, insomma, sì, un ordine però basato sulla violenza e sulla mancanza del diritto. Sulla mancanza della legge, no? esatto, come, esatto. come alterità alla norma, come alterità al diritto. Certo. Esatto, però ecco, però quello che chiedere, ecco, quando tu conosci. Eh, raccontaci come l'hai incontrato. Dai, raccontaci la storia di questo tuo sì, questo signor... mentore russo nella mafia. Quindi eh, negli anni 92-93 vado in questa cittadina che si chiama Perm, che è una grande città ai confini tra la Siberia e la Russia europea. E la mia tesi di dottorato è studiare la transizione al mercato. No? Cosa... E quindi intervisto molti imprenditori. E la cosa che a quel punto emerge in maniera uh, palese, che ovviamente io non mi aspettavo in maniera così forte quando ero partito, è che gli imprenditori pagano il pizzo. Pagano il pizzo esattamente come lo pagavano in Sicilia negli stessi anni e prima. E a un certo punto, un imprenditore mi dice: eh, mi, mi, fa, mi presenta un politico, e vado a un ufficio del, del comune, in consiglio comunale. E questo politico mi dice: ah, se tu vuoi sapere qualcosa di come funziona la mafia, qui devi assolutamente parlare con questa persona, che io sapevo essere appunto il mafioso locale. E dopo una serie di intermediari, alla fine sono riuscito ad avere un'audizione un, con questa persona. Dove ti ha ricevuto? nel ristorante in un ristorante dove lui teneva corte e lui stava in fondo alla sala e io sono entrato in questo ristorante ma mi hanno controllato che non avessi armi e queste cose e alla fine mi sono potuto sedere di fianco a lui per una mezz'ora e non è che gli ho chiesto ma chi hai ammazzato o chi sono i crimini che hai appena commesso gli ho chiesto proprio la cosa che dicevo prima cioè eh, tu chi sei e cosa, e cosa pensi di fare, cosa pensi che sia il tuo ruolo nella comunità. E nel raccontarmi queste cose mi ha detto, io credo che nel mondo russo di oggi ci sono solamente due istituzioni che tengono in piedi la società. Una è la Chiesa e l'altra è questa società segreta di criminali. Di cui io sono membro, che si chiamano i Voriv Zakogne, i, i ladri in legge si chiamano nella traduzione un po' grezza in italiano, che sono una società segreta nata negli anni del Gulag con tatuaggi, soprannomi, riti di iniziazione che sono presenti in tutto il sistema carcerario sovietico. E, e poi una volta che finisce l'Unione Sovietica escono dalle prigioni e diventano l'essenza della mafia russa di oggi che dagli anni 90 ad oggi ha avuto delle trasformazioni ma è comunque presente e la cosa affascinante è che tu puoi essere membro de, di questa società, di questo club in una certa città però hai addentellati, cioè un network in tutta la... Lo spazio ex sovietico e ovviamente oggi anche in Spagna, in Italia, in Grecia, come racconto nel libro, e in Germania. E quindi hai una certa indipendenza al tuo interno, però è un coordinamento e una condivisione delle regole principali dell'organizzazione, esattamente come la mafia siciliana. È una struttura federale simile a quella del, diciamo dei, dei casalesi, per intenderci, è una struttura verticistica. Simile a quella siciliana o una struttura verticistica e familistica come quella dell'Andrangheta? No, una struttura federale, federale. Quindi esistono in tutte le cittadine, in varie città, dei gruppi criminali al cui apite c'è un membro dell'associazione. E quindi lui è il boss della famiglia locale, e poi questi boss si incontrano e fanno incontri in giro per il mondo. Nel libro racconto i tentativi di incontri fatti in Calabria, a Roma, questa è della mafia russa mondiale, e poi a Dubai appunto. E, e quando si incontrano, discutono le cose di comune interesse, e quindi un po' come le Nazioni Unite, insomma, cioè si incontrano, e a volte questi incontri, infatti, finiscono male poi, perché poi si, si uccidono tra di loro. Però la cosa affascinante e che li rende veramente diversi dalla criminalità semplice è che nonostante siano imposti diversissimi tra di loro nel mondo, nonostante anche si facciano la guerra eh, come fanno le mafie, riconoscono i principi fondamentali dell'organizzazione, le regole fondamentali dell'organizzazione, i riti e, e, e usano il corpo come... Eh, il testo su cui tu scrivi la tua storia criminale. E quando diventi boss, cioè vor nel caso tecnico, eh, ti viene tatuata una stella che è la stella che dimostra che tu sei finalmente hai raggiunto l'apice dell'organizzazione. Se ovviamente ti fai quel tatuaggio senza averne diritto, vieni punito. Sì, In, in un vecchio testo della fine dell'Ottocento, che si chiama Il Romanzo di un delinquente nato, Bianchi, che fu un discepolo. Contemporaneo, ma insomma discepolo di Lombroso, raccontava questo percorso della cresciuta, della crescita criminale, mm. eh, parlando appunto di un, delinquente, eh, di un delinquente calabrese, raccogliendo anche canzoni, racconti, tatuaggi, storie, eccetera. E, e mh, possiamo dire che il modello, diciamo, i mafiosi internazionali che tu hai incontrato sono diciamo delle derivazioni. Di un modello originario nostro autoctono italiano o non lo dico come quando ero ragazzino, leggevo la gazzetta del mezzogiorno di Bario, sono Pugliese, e con, con dei titoli che lasciavano trapelare una sorta di orgoglio, diciamo Barese l'assassino delle Mondane. No, cioè lo dico per dire con chiave lo dico preoccupato. Cioè abbiamo realmente esportato un modello mafioso. Beh, il tentativo che faccio in questo libro è dimostrare che tutte le mafie classiche, cioè dalla mafia siciliana alla, alla mafia russa, alla mafia giapponese, alla yakuza, alle triadi di Hong Kong, alla mafia italo-americana, hanno tutte un modello organizzativo simile. Quindi non è tanto credo che i siciliani l'hanno necessariamente imposto ai russi o ai giapponesi, anche perché. Emergono spesso contemporaneamente. La mafia siciliana emerge esattamente quando emerge la mafia giapponese nell'Ottocento. Vi è però una struttura assolutamente condivisa e quindi hanno riti di iniziazione, hanno questa idea della rinascita. Primo capitolo di questo libro si chiama Nascita e Nascita non perché nascono, ma perché quando entri nell'organizzazione diventi finalmente un uomo, un essere umano. Sei battezzato. Sei battezzato. Sì. Battesimo è una parola che ricorre in molte di queste, in queste mafie. In una, addirittura il rito lo fai nudo, quasi, quasi nudo, proprio perché devi toglierti i vecchi, i vecchi panni. Quindi queste strutture sono molto forti. E la struttura organizzativa è, come dicevamo prima, la famiglia base, i boss che si coordinano tra di loro e i, i principi fondamentali dell'organizzazione che sono condivisi. E quando viene iniziato un nuovo boss o un nuovo membro, tutta l'organizzazione ne è informata. E, e la cosa affascinante di queste organizzazioni, che vengono spesso definite semplicemente come un business, una, è che le regole... I criteri dell'organizzazione hanno un potere normativo. Cioè se tu infrangi queste regole, hai fatto una, un errore, un, hai infranto una norma. Poi certo le infrangono, però devi giustificare di fronte a un tribunale il fatto che tu infrangi questa norma. Nel libro racconto la storia di, una, di uno di questi boss russi che, viene, appunto, che infrange queste norme e che poi alla fine viene ucciso. Ma l'omicidio di questo boss è frutto di un... Di, 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 un, di un processo e, e quindi sono forme parallele di governo sia interno che esterno della società che sono segrete non apparenti l'enorme liquidità della quale dispongono le organizzazioni criminali quanto inf, influisce secondo te sul, nel gioco economico e nelle nostre democrazie? Io so che tu hai studiato anche questo fenomeno sì, infatti nel libro anche c'è un capitolo che si chiama Denaro esatto. e, e quindi la, la tesi del libro è che queste mafie fanno il loro mestiere di mafie, cioè nel caso dell'Andrangheta controllano il porto di Gioia Tauro che arriva tutta la cocaina dall'America Latina e il loro lavoro è controllare il territorio, gli appalti eccetera eccetera, però poi guadagnano moltissimi soldi per, in questo modo. Io ho studiato abbastanza i flussi della mafia russa in Occidente, e infatti il capitolo sul denaro è stato quello più complicato dal punto di vista legale, perché gli avvocati della casa editrice erano terrorizzati, eh, che le banche poi mi denunciassero. E, e quindi quello che fanno queste, nel caso della mafia russa, è in me... quindi rimane che il sistema bancario è il canale fondamentale di trasformazione di, di trasfusione del denaro dal mondo illegale al mondo legale. Nel caso russo, le banche russe, anche banche italiane in Russia prendono questi denari e poi li mettono nel sistema finanziario internazionale in questo modo ripurendoli. Qualche anno fa io lessi una raccomandazione di organismi di vigilanza bancaria a proposito del fenomeno dello shadow banking, shadow banking eh, non è un fenomeno illegale nel senso che si può organizzare la raccolta di denaro nei termini regolamentati di un'attività bancaria, sì. o con una società quotata in borsa, e via dicendo, oppure dei privati o dei gruppi possono federarsi e movimentare denaro senza violare nessuna legge. Ovviamente però lo shadow banking, cioè l'ombra, sfugge a quel sistema di controlli. Il testo che io lessi... Quantificava intorno al 30% del denaro circolante la, uh, la quantità diciamo, riconducibile allo shadow banking, solo una parte di questo era, criminale, era denaro criminale. Non certo. si poteva assolutamente affermare che l'intero fenomeno dello shadow banking fosse. Eccetera. Ma il testo che io lessi nel raccomandare i controlli, raccomandava che questi controlli non fossero così asfissianti da deprimere. La funzione eh, importante che ai fini dell'economia eh, in un momento di crisi di liquidità poteva avere il fenomeno dello shadow banking. Voglio dire, c'è ipocrisia, c'è una grande ipocrisia dietro i discorsi su denaro e mafia? Sostanzialmente i controlli so non ci sono. Cioè, l'idea che esista un'architettura un, un per prevenire il riciclaggio del denaro è una, una fantasia. In realtà. Il denaro viene riciclato attraverso le banche e, e tutto il sistema di controllo del riciclaggio, che c'è, per esempio, nel paese dove vivo io è volontario. Cioè, la banca che decide se raccontare o meno eh, la presenza di questi soldi in una. Cosa che racconto nel libro, le banche, eh, in questo caso italiane e inglesi, che stavano a Mosca, spiegavano ai personaggi che studiavo io come immettere il denaro in modo che poi non venisse ehm, notato nel, nel trasferimento e quindi fare delle piccole somme. E la banca in questione era una banca cosiddetta privata quindi si chiama private banking, che sono banche eh, che non sono le banche normali che si trovano sulla High Street, sono le banche per i grandi investimenti, i grandi ricchi che hanno una grossa privacy. E quindi tutto il denaro di questo gruppo in particolare di mafia russa che studiavo io passava attraverso una banca, una private bank londinese che poi trasferiva il denaro a New York, a Roma e tra l'altro una volta ho presentato il libro proprio di fianco alla sede di questa banca. Lo shadow banking è un fenomeno un po' diverso, perché non è il sistema bancario classico, esatto. è il sistema bancario informale, e si chiama anche Hawala no? nel caso eh, de del, del, mondo, del mondo islamico. Ed è un sistema, anche quello, molto affascinante perché è basato interamente sulla fiducia, è interamente al di fuori del sistema formale, c'è una persona in un posto a cui tu dai del denaro e magicamente, dopo due o tre ore, questo denaro compare in un altro luogo. Eh, ad esempio, è molto utile in paesi dove il sistema bancario non esiste, come la Somalia, o è molto importante in Afghanistan questo tipo di, ehm, di, di awala. Però, ovviamente, permette anche al denaro frutto del traffico di droga di passare. Ci fu un'indagine molto bella a Carpi. In cui c'era uno di questi Hawalader, che era un banchiere Hawala, che eh, gestiva denaro di, di trafficanti albanesi in quel caso, e poi ci fu un'indagine che lo scoprì. E la cosa bellissima, questo era un barbiere, tra l'altro, un barbiere di carpi e quando ha intercettato gli dicono gli dice gli dicono "Ah, ma vieni a prendere denaro a Milano, vieni a prendere denaro in Turchia". Lui dice "No, io non mi sposto. Io ho il mio luogo, la mia ufficio, voi mi trovate sempre qua, la mia reputazione si basa sul fatto che mi trovate sempre qua e avete la certezza che io sono sempre qui. Quindi come le banche ufficiali, anche queste banche informali costruiscono la reputazione per avere un'onestà nel sistema di trasferimento. Questo però è anche un libro di storie, storie di uomini e di donne, vicende umane, persino storie d'amore. Tu racconti una bellissima storia d'amore a un certo punto se ce la vuoi accennare. Sì, c'è una storia uh, di... Nel libro c'è un capitolo che si chiama Amore, in cui cerco di innanzitutto capire come mai... Um, ma... Una cosa che, voi, uh, cioè che, che sappiamo è che le mafie non ammettono le donne, no? cioè, se noi identifichiamo la mafia come coloro che sono andati attraverso il rito, che hanno fatto il rito mafioso, uh, in questo caso le donne non sono escluse. No, ed è una, un, per gli studiosi è una, una cosa interessante perché tutto sommato queste organizzazioni criminali si sono evolute in molti modi, no? usano la tecnologia, hanno cambiato le regole di ammissione eppure mantengono questa norma che esclude formalmente le donne dall'ammissione nell'organizzazione. Nell eppure hanno un ruolo molto importante, le donne sempre maggiore, informale. Non di meno sono escluse. La mia tesi è che... Il potere della, del sentimento, quindi anche il potere dell'amore che aver, può avere una madre nei confronti del figlio, che magari sarebbe parte dell'organizzazione, eh, creerebbe molta turbolenza all'interno dell'organizzazione. Quindi le donne sono paradossalmente un fattore che ehm, crea problemi all'organizzazione e quindi la, la, la rende molto più debole. No, nel libro racconto la storia di due... Di, di un boss della mafia siciliana che si chiama Nicola, che è innamorato di una, di, della sua moglie, della sua fidanzata, e appunto proprio per questa regola che dicevo prima, che le donne non possono partecipare al rito, lui però è talmente innamorato e per lui essere diventato mafioso era la cosa più importante che ha capitato nella sua vita. E quindi vuole condividere con lei questa esperienza di, di passare attraverso il rito e eh, in casa, nel loro appartamento, rifanno loro due il rito e, e, e quindi c'è tutta la trascrizione ciò che viene intercettato e nel libro racconto come appunto lei può essere ammessa a questo circolo di mafiosi pur essendo una donna e poi eh, a sua volta verrà coinvolta nel traffico di droga in cui è coinvolto anche lui. Senti, nel giuramento, in, uno dei, in una delle fibbie ritrovate nel 1960 in Calabria, con il testo del giuramento dell'Andrangheta, con la, la punciuta, il santino, San Michele, Arcangelo, Osso, Mastrosso e Carcagnosso, le formule, eccetera, a un certo punto tra le, eh, le componenti che fanno l'appartenenza, insieme all'onore, il coltello, il rasoio, eh, c'è la falsa politica. Una delle forze dell'affiliato è la falsa politica. Tu ne parli in questo capitolo dedicato alla politica, nel senso che falsa politica, per quello che ne sappiamo, per, per quello che abbiamo studiato, abbiamo visto dai processi in questi anni, è sì, io posso essere coinvolto in un'attività politica, ma non sarò mai un politico, sarò sempre, prima di tutto, un mafioso. Confermi anche per altre mafie. Sì, sì, sì. Eh... La, la mafia usa la politica. La mafia ha assolutamente bisogno della politica, ha bisogno della politica perché vuole svuotare la politica del significato profondo della politica, che è rappresentare gli interessi dei cittadini e anche la volontà di trasformazione dei cittadini. E lei deve impedire che questa politica sia genuina e quindi si pone come una politica diversa con i propri uomini. Però il mafioso non è mai un politico, anche perché il politico fa sempre promesse che il mafioso non vuole fare. Che non potrebbe mantenere. Nel capitolo su politica eh, ho fatto un'esperienza che mi ha molto toccato, perché, quasi giornalistica, credo, perché non so se vi ricordate, nel 2014 i giovani di Hong Kong. Uh, protestarono sì, no. contro la, la, la legge cinese che impediva le elezioni del presidente di Hong Kong e quindi ci fu questo movimento straordinario di giovani, di ragazzi delle scuole medie superiori e dei primi anni di università che occuparono il centro di Hong Kong, una grandissima metropoli finanziaria, eccetera, con l'esercito cinese alle porte, che poteva invadere ovviamente e mandarli via. E quindi hanno fatto questa grandissima uh, dimostrazione di impegno sociale e civile, e hanno costruito un campo in tre parti di Hong Kong dove potevi andare a dormire. Io ho dormito in una tenda che avevano organizzato e c'erano uh, dei workshop, delle lezioni. Ecco, a un certo punto, durante questa, questa eh, esperienza di democrazia, di lotta per la democrazia, eh, la mafia locale, le triadi di, di Hong Kong, hanno attaccato eh, il campo. E i giovani hanno resistito a questo attacco violento della mafia locale con le armi della non violenza, cioè si sono messi con i loro corpi a difendere il perimetro. E dopo ore di attacchi da parte di, questa, di questi gruppi di, di criminali, eh, sono dovuti andare via i criminali e quindi hanno vinto, diciamo rischiando molto. E, e poi ci sono foto drammatiche, insomma, di come. E quindi volevo assolutamente capire questo fenomeno e il, il rapporto appunto tra democrazia, movimenti sociali e, 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 e mafia, e come la mafia interviene per impedirli. E quindi sono stato a Hong Kong diversi settimane e con una mia studentessa che, che è di hong kong abbiamo fatto interviste sul campo abbiamo intervistato i mafiosi locali tutti gli studenti che potevamo intervistare i leader ovviamente del movimento studentesco e anche altri poliziotti e professori e praticamente questi mafiosi hanno operato al sordo della cattiva politica no? eh, per distruggere questo movimento che aveva messo in crisi la, gli equilibri locali, soprattutto imprenditoriali. E, è stata un'esperienza molto toccante e nel, nel libro racconto poi soprattutto di una ragazza che era la, la, la leader del movimento studentesco. Che racconta come è rimasta scioccata, quando è stata appunto malmenata, aggredita durante l'attacco, però appunto con le armi della non violenza ha resistito fino a quando questi sono dovuti andare via. L'ho trovato straordinario. Beh, da quando la parola mafia è entrata nel dizionario italiano, inizialmente con due F mafia, cioè praticamente dall'unità d'Italia, prima si parlava di manutengoli, conventicole. Mm. E via dicendo, non c'è stato governo che non abbia accusato il governo precedente di essersi appoggiato nelle regioni meridionali a, a gruppi mafiosi promettendo di fare pulizia. E, era eh, diciamo, all'ordine del giorno di tutti i dibattiti nel passaggio dalla destra storica alla sinistra storica o alle varie correnti della destra mm. storica. Ci sono delle pagine molto significative nella storia del, nella storia del Parlamento italiano. E ciò non toglie che, però, se tutte, ti faccio una domanda un po' provocatoria, se tutto quello che abbiamo detto, ci siamo sempre detti delle mafie, eh, con l'allarme che abbiamo lanciato, con eh, i ripetuti tentativi di bloccarne l'influenza sul piano militare, territoriale, economico, eccetera. Se, diciamo, noi non possiamo dire che le mafie hanno vinto e il mondo è mafioso. No? commetteremo un grave errore, sia metodologico che culturale, che storico nel dirlo. No, no, assolutamente, assolutamente. Credo, ad esempio, che la mafia siciliana sia in grosse difficoltà in questo periodo. Eh, credo che ehm, sicuramente ci sono. la mafia anche italo-americana in grosse difficoltà, e, e credo che non si possa leggere tutta la storia d'Italia attraverso il prisma mafioso. Eh, il problema. Problema della sconfitta, diciamo in questo periodo, della mafia siciliana. Nel libro racconto come il boss che seguo, che si chiama Rotolo, eh, è costretto a casa, non può uscire, quindi è molto sotto pressione e quindi non può usare il suo potere sulla strada. Ecco, però, eh, queste vittorie sono sempre vittorie superficiali, perché comunque. Eh, Arresto i mafiosi, sicuramente l'elemento della polizia, dell'arresto di polizia è fondamentale, ma le mafie non sono solo un fenomeno criminale, sono chiaramente un fenomeno sociale che sono prodotto di determinate condizioni strutturali dei contesti dove esse emergono. Se quindi noi non aggrediamo queste condizioni sociali che sono alla base dell'emergere delle mafie, l'approccio di tipo di repressione che è fondamentale non basterà mai. Perché, comunque, per quanto in difficoltà la mar siciliana esiste ancora. È come esiste l'andrangheta, che sono più antiche della storia d'Italia. Quindi io sono nel libro, però ho una certa, una lista delle cose che farei io se fossi the king of the world, come diciamone di qualcuna, a titolo proprio indicativo, Federico. Beh, eh, sicuramente una cosa che queste mafie fanno è sostituire lo Stato nella gestione dei rapporti sociali. Eh, in Italia eh, una causa eh, civile ci mette otto anni in media a essere risolta. Nel, nel libro racconto come il mafioso locale riesce in due mesi, in un mese e mezzo, a risolvere una disputa tra due persone che hanno un problema di accesso ad un garage, queste cose qua. Sembrano cose piccole, ma. La cosa per me straordinariamente pericolosa è quando un, un criminale diventa un elemento di autorità per risolvere le dispute sociali. Quindi uno Stato che funziona, che riprende controllo del territorio, che non privatizza tutto. Perché l'altra, quindi, questa è la prima cosa: lo Stato deve avere una macchina giudiziaria efficiente delle dispute sociali. L'altra cosa che fa la mafia è entrare nell'economia perché la funzione fondamentale delle mafie nell'economia è governare i mercati, i mercati locali, per cui se tu vuoi aprire un negozio in quella strada, questo avveniva in Russia quando ero io lì, avviene oggi in molte parti d'Italia, devi avere il permesso del mafioso e pagare il pizzo. Ecco, se lo Stato non riprende il controllo dell'economia e governa i processi economici, le mafie continueranno ad avere una funzione, perché chi... Eh, all'appoggio della mafia, beneficia della sua presenza. Quello che fanno le mafie è costruire accordi di cartello tra imprenditori per ridurre la competizione, aumentare i prezzi e fregare i consumatori ovviamente, e quindi punire anche chi non accetta questi accordi. Se lo Stato non interviene nell'economia e la governa in maniera efficace, la mafia subentrerà. Quindi l'idea che io privatizzo e che i mercati si autoregolano, e finisco, è veramente errata perché i mercati non si autoregolano, se lo Stato si ritira e lascia a queste, eh, agli elementi del mercato l'autoregolamentazione, poi entrerà la violenza in quell'autoregolamentazione e sarà peggio, quindi il capitalismo se lo facciamo bisogna farlo bene. Cioè tu mi stai dicendo che sostanzialmente il neoliberismo potrebbe essere una sorta di alleato? della mafia, ove condotto agli estremi... Esatto, esatto, detto, sì, esatto. detto come... sì, esattamente quello, cioè la privatizzazione delle funzioni fondamentali dello Stato non produce un'autoregolamentazione virtuosa dei rapporti sociali, produce in molti casi una regolamentazione non virtuosa e violenta dei rapporti sociali. Questo è quello che fa la mafia. Perché noi diciamo di solito che si privatizza per, per eh, diventare redditivi, no? cioè per, per guadagnare dei soldi. Cioè possiamo tenere una scuola soltanto a perdere, bisogna che ci siano le autonomie, che ci, ci si autosostenga, non si può spendere, non ci possono essere aiuti di Stato. Diciamo questo. No? Sono quanti anni che sentiamo dire queste cose? Eh, no, 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 ma io te lo dico provocatorio, cioè, è ovvio che lo dico. Lo sì, dico sì, provocatoriamente. No, secondo me appunto è una, è una linea argomentativa pericolosa, perché invece proprio le scuole, le biblioteche, la presenza dello Stato nei territori è fondamentale per trasmettere una cultura della legalità, della civiltà. Però la cosa più grave, o meglio, altrettanto grave, è la privatizzazione delle funzioni fondamentali dello Stato, che sono il governo dell'economia e dei territori. Quando eh, in Sicilia la raccolta delle tasse viene affidata a un'agenzia privata che guarda caso in odore di mafia e lo Stato rinuncia a fare il suo mestiere quindi quello che deve fare eh, quindi io non penso a uno Stato elefantiaco necessariamente che fa tutto, ma le cose fondamentali che deve fare, le deve fare bene e ci vuole più Stato quindi per avere la cosa che ho imparato in Russia negli anni 90 è che privatizzare basta è eh, un errore clamoroso, perché più produci un'economia di mercato capitalista, più hai bisogno di uno Stato forte, forte e autorevole, e indipendente dagli interessi economici che ci sono nell'economia. Nell e, e quindi se sì, io penso quello, ecco, fondamentalmente. Una, un altro piccolo aneddoto da Hong Kong, la, a Hong Kong c'è la completa privatizzazione del trasporto pubblico, per cui ci sono questi piccoli minivan che sono abbastanza a buon mercato e che sono completamente privatizzati. Però cosa fanno questi minivan? Devono competere tra di loro per avere i posti dove parcheggiare sulla strada. Mm. No? Su, 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 su. Um, e quindi per com come fanno a competere? Non è che seminano se tra di loro. No? Questi qua C hanno il mafioso che decide chi si ferma dove. Allora quella è una funzione fondamentale dello Stato che dovrebbe fare la città di Hong Kong e invece lo fa la mafia. Tu poi capisci che quello che ha l'appoggio del mafioso che gli dice tu ti puoi fermare vicino a, a questa zona molto prestigiosa di Hong Kong... Un vantaggio. Ha un vantaggio, ah, un vantaggio certo, fondamentale e certo, beneficia certo, della sua certo. presenza. Sì, mi fa venire in mente un delizioso romanzo di Diego De Silva di qualche anno fa, in cui lui a un certo punto scrive una lettera, insomma, manifesto per una camorra sostenibile. Cioè, dice ai camorristi, vabbè, voglio, passatevi una mano sulla coscienza, vedete che possiamo fare, perché, insomma, cioè cerchiamo di trovare, lo dice, insomma, con un senso amaro e ironico. Il nostro tempo, tempo di questa discussione, volge al termine. Io vorrei che tu mi dicessi però qualcosa sull'immagine di sé del mafioso e in specifico su quanto. L'immagine di sé e l'immagine che noi diamo, che noi che raccontiamo, diciamo, la mafia al, al di fuori della conoscenza diretta, quando la drammatizziamo, quando facciamo gomorra, quando facciamo romanzo criminale, quando facciamo subbo mi interessa, anch'io rompo certo. la quarta parete e entro nella soggettività, quanto viene percepita da loro e quanto ci ritorna sotto forma di metabolizzazione da parte loro. Sì, grazie. Io sono ovviamente molto emozionato di essere qui di fronte a questo grande pubblico e con te che hai fatto appunto questi libri eh, che ho trovato veramente affascinanti e di cui io parlo un po' anche nel mio lavoro. L'immagine di credo che una delle ragioni per cui il mafioso russo volesse parlarmi negli anni '90 è perché era curioso di proiettare all'esterno all la certo. sua immagine a me, quindi era sicuramente una forma di rappresentazione che, tra l'altro, quella rappresentazione che fece in quel ristorante era probabilmente rintracciabile in alcune, eh, pensa che la piovra. Era in quel momento in, in, vista in televisione quindi, e quindi era molto, eh, molto amato come eh, modello di comportamento. E vengo al punto della tua domanda: come i mafiosi rappresentano se stessi? Il mafioso non fa lui il film e non scrive lui i romanzi eh, che, che scrivi tu o, o, o i saggi che faccio io, lui li vede in televisione. Quindi un, il libro, il film più amato dalla mafia italoamericana, ma non solo, anche dalla mafia russa, era Il padrino. Ma il padrino è una rappresentazione eh, falsata, falsa, finta della mafia italoamericana. Non esiste in nessuna famiglia italoamericana, della mafia italoamericana, l'idea che, che il padre passa lo scettro al figlio. No? Non, sono, non, è, non è mai esistito, e non sono famiglie di sangue queste della mafia italoamericana. Quindi, eh, è, diciamo, ovviamente, non è, mai, non è vero tutto il resto. Anche. Ecco. Però il, il mafioso lui sa che quella rappresentazione è falsa, perché se lo sa bene lui, perché lui è la mafia vera, però non può andare in giro a dire: Io sono la mafia vera. E per convincere il pubblico che lui è la vera mafia, copia la mafia televisiva o cinematografica. In questa sorta di circolo ermeneutico in cui il vero mafioso copia il finto mafioso per far capire a noi veramente che lui è il vero mafioso, tanto che questi. Hanno imparato a memoria le, le frasi e la sceneggiatura del, del, del padrino si incontravano a vederlo e ci sono appunto dei racconti molto interessanti. e Il padrino poi ha avuto un suo uh, successo molto al di fuori della vicenda italoamericana. Anche in Russia, ad esempio, c'era un boss che si atteggiava a Brando e a al Pacino. Ecco, quindi questo è molto potente per il mafioso e nel, nel libro racconto anche di mafiosi che addirittura hanno prodotto dei film su se stessi, nel caso di Hong Kong e della mafia, e della mafia russa e della mafia giapponese. Il consiglio modesto che io do a questi mafiosi è che è meglio che facciano... Fare i film agli altri e poi li copiano perché nel caso giapponese quando si mettono a produrre direttamente in genere producono dei brutti film e dei brutti romanzi. Hai introdotto una nota di leggerezza, ma non è che se smettiamo di fare dei film sulla mafia poi la mafia smette di essere mafia, magari no. fosse così. No? No, cioè io esatto. sarei pronto a buttare a male tutti i romanzi criminali e le suburre se potessimo ottenere in cambio l'estinzione delle mafie. Dubito che funzioni così però. No, certamente, no, certamente, Esatti, come dicevo prima, eh, il, il mafioso esiste prima della rappresentazione, e, esiste prima, la rappresentazione, eh, e tra l'altro esiste sin dall'Ottocento la rappresentazione della mafia, Beati Paoli ovviamente, no? quindi non è, eh, che, e non è, ovviamente la libertà di, di creativa è fondamentale, quello che la rappresentazione fa per il mafioso è di, Coordinare le famiglie su un modello di comportamento. Perché tu immagini in Sicilia c'erano, non so, 30, 40 famiglie nell'Ottocento, quale modello? Di rito scegliamo eh, e, in, e quindi la rappresentazione del fuiettone del romanzo ti permette di coordinarti su un certo modo di comportarti, di vestirti in un certo modo, di avere un certo modo di comportarsi. Un codice, un dress code praticamente. Un dress code sì. che è convenzionale perché non è che quel dress code uh, ha un significato profondo, è semplicemente quello che ti permette di distinguere loro dagli altri. Una cosa che facevano i mafiosi in Sicilia, che non faceva nessun altro nel contesto locale, era di baciarsi. Quando si incontravano si baciavano e c'è uh, Calderone che dice quando vedevo questi uomini che si baciavano ero molto scioccato eh, perché certo. nel nostro contesto non si fa. Poi ha capito che era invece fatto da... Uh, e poi ovviamente la mafia, la mafia muore, cioè la mafia è reale e non solo fiction e, e magari finisco questa mia breve uh, risposta uh, dicendovi cosa poi è successo a quel boss russo che eh. ho conosciuto <ride> negli anni 90 dopo quell'incontro uh, quell No, quindi quell'incontro per me è stato molto importante e mi ha permesso di capire come funzionava la mafia russa che volevo studiare, di cui poi ho scritto un libro e Dopo un anno circa ritorno nella mia università, cioè a Oxford, a finire il mio dottorato e ricevo la telefonata di un, di un poliziotto che mi ha detto uh, al telefono, dice guarda eh, sono fuori dal ristorante dove tu eh, e sei stato in passato. E eh, hanno appena sparato a, a Zikov, cioè al boss che tu avevi, che avevi conosciuto. E nella sua, nel suo appartamento abbiamo trovato del, del materiale e anche delle foto in cui ci sei tu e lui ritratti. Eh, ovviamente, questo non l'ho scritto nella tesi dottorato perché non volevo rischiare che poi mi, non mi facessero passare. E quindi, e quindi alla fine. Questo boss è morto, e, e una delle verità, appunto, è che la vita nella mafia finisce con la morte. E l'ultimo capitolo del libro si chiama, appunto, Morte e eh, racconta i, i modi in cui le mafie uccidono e quindi i, i tipi di, 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 di bomba, di armi che usano per ammazzarsi. E poi il capitolo finisce con anche, non tanto i mafiosi che muoiono, ma la morte della mafia, cioè cosa possiamo fare per uccidere la mafia. E poi c'è un post-scriptum del libro, che si chiama Post Mortem, in cui io torno, e eh, sono tornato di recente proprio per questo libro, nella cittadina dove ho fatto lavoro sul campo eh, vent'anni fa. E da cui tra l'altro proviene mia moglie, e, e, sono torno, e sono andato sulla tomba di questo boss mafioso, di questo Zikov che era morto e ho visto la sua stele e in un qualche modo vederlo lì mi ha quasi fatto simpatia e compassione, un minimo di simpatia e di compassione, perché in un certo senso gli anni 90 in Russia erano gli anni dell'esplosione dell anche della libertà per certi versi e anche delle mafie. Quello che adesso invece avviene in Russia è che i mafiosi che avevo conosciuto io sono tutti morti, morti in quel modo e sono diventati parte della struttura statale. In un qualche modo la mafia russa è stata assorbita dal, dal sistema di potere che non ha più distinzione. Tra, eh, o soluzione di continuità tra quello che è lo Stato e quello che è la mafia. Quindi, eh, quindi c'è un altro tipo di violenza che a questo punto non è quella tipica mafiosa, ma è la, tipica, ma è la violenza invece di uno Stato autoritario che nega la libertà a chi ci vive, Beh, molti qualche studioso um, parlando dell'eclissi della mafia durante il fascismo ha proprio eh, spiegata in questi termini: cioè non c'era più bisogno di un regolatore del territorio come poteva essere sì. il boss mafioso che quella funzione era stata assorbita dal regime e il regime non poteva tollerare concorrenza che è anche il motivo per il quale diciamo l'alta mafia fu strategicamente in qualche misura preservata e per il resto si fece con Mori, terra bruciata, ma Mori che era un repressore concludeva il suo libro con la mafia dei fericorti proprio con un incitamento alla cultura e all'istruzione come uniche armi possibili per, per combattere la mafia. Noi saremo utopisti, ma con Federico Varese, mi ci metto anch'io, continuiamo a credere che sia quella la strada. E tra le varie forme di conoscenza, questa degli affascinanti racconti di vita di mafia di Federico Varese è una delle migliori che si possono trovare negli ultimi anni. Grazie e buona lettura.